Buonasera a tutti i nostri spettatori, siamo qui con la seconda gara della settimana, sempre in Messico, per un formato al 100%. Questa sera a farvi compagnia in cabina di commento ci sarà il sottoscritto Matteo Congiu, seguito poi da Simone Fracchiolla, in vesti sia di commentatore che di streamer. Ciao Simone. Ciao Matteo, buonasera a tutti. E ovviamente la direzione gara invece ci sarà l'occhio attento di Fit Marco, ovvero Marco Luconi. Ciao Marco. Ciao Matteo, ciao Simone, buonasera a tutti. Siamo già all'interno della qualifica quando mancano 11 minuti e mezzo a comandare quelle che sono le chart momentanee. C'è Fabio Surname con un vantaggio colossale rispetto a Mike Mai, ma i tempi ancora devono fioccare, dei vari valori in campo devono essere ancora svelati per quanto riguarda i vari equilibri. Una griglia di tutto rispetto, 17 piloti in pista questa sera con dei nomi veramente molto caldi. Sì, assolutamente, questa sera vediamo il nuovo in pista Fabio Surname, ma soprattutto rivediamo anche Cesco, perché settimana scorsa caro Matteo ci ha fatto subito divertire non soltanto in qualifica ma anche in gara, perché in Belgio diciamo ha preso tantissimi secondi di penalità, però comunque ha avuto un passo gara molto molto forte rispetto a Shumi Legend e Di Legge, che sostanzialmente sono arrivati davanti a lui. Però principalmente abbiamo oltre a lui altri nomi nuovi come Black Biagio, abbiamo Los Angeles, abbiamo anche mi sembra Vespa, che non la vedevamo dalle Summer League di quest'estate. Quindi sarà interessante vedere questi nomi nuovi in questa pre-season. E soprattutto abbiamo anche il campione in carica della Master League J-Sport, oggi in veste in casa del team di Brackley, attualmente senza ancora tempo valido come anche il suo compagno di squadra, e saranno dei momenti decisivi quelli da qui a seguire per andare a svelare un po' quello che è lo stato di prestazione dei vari piloti, che si devono adattare anche ad un gioco che è cambiato, cambia sempre leggermente un po' quella che è la dinamica di maneggevolezza del veicolo, e quindi i piloti devono sempre andare a effettuare questi piccoli micro aggiustamenti di anno in anno che possono determinare determinati vantaggi o svantaggi, soprattutto i primi tempi in cui è stato rilasciato il nuovo formato. Sì, assolutamente. Intanto vediamo che si sta per lanciare l'Open, anzi si è lanciato l'Open, che adesso si arriva allo Snake, velocissimo il pilota dell'Alpine, che veste questa sera i colori dell'Alpine, arriva adesso all'ingresso dello stadio, 89 millesimi di differenza nella sua prestazione precedente, sembra che abbia alzato il piede, però no, invece continua, vediamo un po' come va a chiudere il suo giro. J-Sport intanto taglia il traguardo di soli 9 decimi, anzi soli sì, per un secondo di distacco da Fabio Surname, che diciamo al primo tentativo ha già stampato un tempo veramente incredibile. E tra l'altro Fabio si sta rilanciando nel suo giro d'uscita, quindi presto farà segnare un altro tempo valido il leader di questa classifica sulla AS. 9 decimi sono comunque un distacco abbastanza pronunciato rispetto alla vetta da un pilota del calibro di J-Sport. Sicuramente avrà le sue opportunità nel corso di questa qualifica, che ricordiamo essere breve, quindi ci sarà solamente questa sessione a disposizione per decretare l'ordine dei piloti in partenza. Quindi J-Sport deve assolutamente scavalcare e ridurre il suo gap dalla vetta, che adesso appare veramente molto molto evidente. Intanto ci sono anche diversi altri piloti in pista come il Tia Prince e soprattutto Fistalminio, che è riuscito a balzare con il primo tentativo in seconda posizione. Anche lui paga un distacco considerevole dalla vetta di Fabio Surname, parliamo di 6 decimi e mezzo. Intanto si è rilanciato proprio il leader della classifica, sta transitando ora sul rettilineo principale con la DRS spalancata, un rettilineo enorme. Avevamo disquisito durante una live della sua lunghezza reale, che si trova praticamente poco oltre il chilometro o comunque una manciata di metri in meno a quello che erano i raggiungimenti delle mille lunghezze. Arriva adesso per la seconda zona DRS, che porta poi in curva 4-5 e a seguire la 6. Lo vediamo lui che deve in qualche modo respingere per quanto possibile quelle che potrebbero essere le insidie dei piloti che lo seguono. Ha un vantaggio che gli permette di stare tranquillo, ma comunque considerando la futura evoluzione della pista è necessario che anche Fabio Surname riesca gradualmente a migliorare il suo tempo, anche perché le sorprese non mancano mai, soprattutto quando si va a parlare, soprattutto si gareggia con dei piloti con delle potenzialità simili come quelli che vediamo in griglia questa sera. Transita adesso sulla seconda fotocellula di rilevamento Fabio Surname e sotto di 85 millesimi rispetto al suo tempo, quindi si preannuncia un leggero miglioramento marginale che rifilerebbe 7 decimi a Flaminio, che in questo momento viene segnalato con un gap leggermente inferiore a quello che è l'intelligenza artificiale del gioco, che lo cifra 589 millesimi. Curva 17 per Fabio Surname, che torna in box.
Tony Box forse non soddisfatto della sua percorrenza nel terzo settore, o forse consapevole che avrebbe potuto fare un giro nettamente migliore di quello che avrebbe messo a segno, allora decide di non rivelare la sua prestazione agli avversari, in bocca alla pit lane per andare a cambiare gomme e rilanciarsi nelle fasi finali di questa qualifica. Comunque stava facendo un ottimo giro perché era sotto di quasi un decimo nella sua prestazione e adesso si è fermato addirittura, stava lanciando Flaminio, probabilmente ha lasciato spazio, anzi è andato a migliorare di soli un decimo e a mezzo secondo da Fabio di Surname, che diciamo è diciamo qualcosa di diciamo che abbiamo sempre visto, che Fabio era molto forte nel giro secco, invece Flaminio questa sera fa un po' di fatica, nonostante anche che ha un po' di traffico davanti, perché l'abbiamo visto rallentare tantissimo, prendere un po' di spazio nelle altre vetture. Comunque un distacco di mezzo secondo su una pista corta come quella del circuito del Messico, essenzialmente che consta di lunghi rettilinei e poche curve, diciamo che la dinamica e i settori guidati non sono la particolarità che risalta più all'occhio qui nell'autodromo Hermanos Rodríguez. Un distacco tale rispetto ai propri inseguitori è veramente qualcosa di impressionante. Intanto si è rilanciato anche J-Sport, attualmente in terza posizione, quasi un secondo a separarlo dalla vetta di Fabio Surname. Attraverserà tra poco la fine del primo settore per avere una prima indicazione circa l'andamento del suo giro. Si trova un decimo e 72 millesimi al di sotto della sua prestazione migliore messa a segno fino a questo momento. Arriverà ora all'interno di quella che è la zona del circuito in cui conta un po' di più il grip meccanico ed è quello che più guidato rispetto agli altri, soprattutto lo Snake, dove si tende anche un po' ad andare ad aumentare la temperatura dei pneumatici. A breve attraverserà anche lui la seconda fotocellula che darà indicazioni su di una nuova evoluzione del giro. Deve assolutamente scavalcare almeno Flaminio per cercare di portarsi quanto più vicino possibile a Fabio Surname, 323 millesimi al di sotto di quel tempo che è attualmente valevole per la terza posizione. Entra all'interno dell'ultimo settore per una combinazione di curve messe a stretto raggio, arriva per la 16 poi la 17 che lo farà involare verso il lunghissimo rettilineo. Qua attenzione al muretto in uscita, percorre i minori metri possibili per tenersi attaccati al cordo dell'interno, 287 millesimi di miglioramento, perde qualcosa all'interno del T3, è comunque valevole per il mantenimento della terza posizione, riduce le distanze da Flaminio, ma paga comunque un decimo dal pilota in seconda posizione su Ferrari. Mica mai si sta migliorando nel primo settore, vediamo un attimo, sta arrivando nella seconda zona, nel secondo settore, Snake molto lento, ha alzato il piede il pilota Red Bull, quindi giro annullato. Sembra anche che Flaminio è entrato ai box, quindi si sono adesso in questo momento tutti ai box, Matteo, per provare l'ultimo tentativo a pochi minuti dalle qualifiche, a 4 minuti e mezzo dalle qualifiche. C'è soltanto Pozzluca e Leutz nel loro giro di uscita. E si è lanciato credo Giovi in questo istante, Giovi ancora senza alcun tempo messo a segno, quindi sarà una prestazione abbastanza importante quella del pilota Alpine, attualmente 18° nella classifica generale. Giovi che anche lui sa essere un pilota che può creare un po' di scompiglio negli equilibri visti fino ad ora in questa fase di qualifica, quindi sicuramente un protagonista che dovrà essere tenuto d'occhio in queste fasi della qualifica. Primo settore 28,5, ferma il cronometro su questo riferimento, non possiamo confrontarlo con un altro tempo in quanto non ne ha messo segno alcuno, come dicevamo, quindi sarà una performance inedita da sua, piccolo momento di sovrasterzo nell'imbocco di curva 6, arriverà adesso nelle vicinanze dello Snake, tratto sicuramente più complicato del circuito, Simone. Sì, assolutamente, soprattutto bisogna stare attenti a prendere gli avvertimenti qui, ma anche in gara non si scherza, perché un minimo di errore ti fa andare la macchina fuori pista e poi prendere l'avvertimento. Arriva Giovi dentro allo stadio, prova adesso al tornantino, terza marcia, poi in uscita, la quarta, poi ultima curva. Andiamo a vedere come va a fermare il cronometro il pilota che stasera veste i colori della Alpine. 14, 15, 16 e 377. Si mette in terza posizione Giovi. Secondo me qualifica finita per lui, perché mancano 2 minuti. Sì, manca 2 minuti, dovrebbe fare un altro giro e entra e non ce la farebbe. Quindi qualifica finita per lui. Ha deciso di risparmiare gomme in ottica gara, si mette in terza posizione a soli 15 millesimi di ritardo da Flaminio e con 10 millesimi di vantaggio rispetto a J-Sport, quindi sono 3 piloti in un fazzoletto, con la differenza però che Flaminio e J-Sport potranno usufruire di un altro tentativo se lo vorranno. È nel suo giro d'uscita, come inquadrato dalle telecamere, Fabio il Surname, mentre arriva anche Pier Joker sul traguardo per lanciarsi, per mettere a segno la prima prestazione all'interno di questa fase di qualifica. Poi andremo a consultare, a vedere quello che sarà invece l'andamento del giro del
leader che si preannuncia e che si prepara a andare a sfondare il muro da lui precedentemente stabilito nel 15. Grande sovrasterzo per Pierre Joker, che sicuramente avrà compromesso l'andamento del suo giro, l'unico tentativo che potrà mettere a segno il pilota Aston Martin, quindi un errore che potrebbe essere molto molto pesante. Sfrutta anche la scia per quanto possibile di un pilota che sta facendo scorrere il traffico ed era proprio il suo compagno di squadra, che allora gli consente questa gentilezza per andare a chiamare quei centesimi che potrebbe aver perso nell'ingresso di curva 1. Quel sovrasterzo è stato veramente pauroso, credo ne abbia sofferto ancora in questa circostanza, sì, in entrata alla 6, proprio come abbiamo visto pochi istanti fa commettere a Giovi che avrebbe potuto limare ulteriormente quel tempo, forse scavalcare anche Flaminio se non avesse commesso quella piccola sbavatura che potrebbe essergli costata allo stato attuale la seconda posizione. Comunque Snake anche per Pierre Joker, che come per lo stesso perdonatemi Giovi, non avremo riferimenti. Giovi era sul 57.0 però al termine del secondo settore, mentre per Joker è 58.7, paga già un secondo e 7 nei confronti del pilota attualmente in terza posizione, mentre Fabio Surname ha definitivamente iniziato il suo ultimo tentativo. Si è fermato, si è bloccato, sicuramente. Sicuramente è andato in frantumi quello che è il giro lì per Joker, non so se è stato un bug grafico o sia accaduto realmente un sovrasterzo enorme con bloccaggio delle ruote anteriori per recuperare la vettura, però credo che sia stato veramente una sofferenza reale per Pierre Joker, che va a fermare il cronometro sull'1.21, mentre Fabio Surname all'interno del secondo settore adesso in uscita dalla 6 arriva anche lui allo Snake, si stava migliorando rispetto alla migliore 28 prestazione 28.4 nel primo settore. Fabio Surname migliora di pochi millesimi nella sua prestazione precedente. Vediamo come andrà invece l'evoluzione del suo giro alla fine del secondo settore, 63 millesimi al di sotto, credo che più o meno sia in linea con quanto fatto vedere nel tentativo precedente. Dovrà fare la differenza qui nel terzo settore, dove forse prima aveva deciso di rientrare box, aveva deciso di abortire il suo giro probabilmente per un piccolo errore. Vediamo adesso curva 17 per Fabio Surname, che va a chiudere questa volta il suo giro, sta vicino al muretto interno per fermare il cronometro sul primo 15.727, perde qualcosa anche lui nell'ultimo settore, però guadagna ed è valevole per un 15.7, come abbiamo detto. Spedisce Flaminio ai 6 decimi di ritardo ed è adesso una pole position straordinaria quella di Fabio Surname, sarà molto probabilmente a condurre lui il gruppo in arrivo a curva 1, mentre si lancia anche Flaminio. Flaminio che a questo punto non teme Giovi alle sue spalle, potrebbe temere invece Gesport, che si trova ad una manciata di millesimi di distanza. Cesco, scusami, 28.2 nel primo settore, sta volando il pilota alpino, attenzione. Andiamo a seguire anche il giro di Cesco, adesso allo Snake, quindi in una fase più avanzata nel tentativo rispetto a quella di Flaminio, che dovrà ancora arrivarci. Arriva in quella che è la fase più calda del giro, transiterà a breve sulla seconda fotocellula, davanti a sé una Red Bull che non lo infastidisce. 3 secondi addirittura di miglioramento rispetto al miglior giro personale di Alaki Cesco. No! Che errore in frenata, vediamo come lo va a chiudere il giro Cesco, mi sa che è proprio... non riuscirà a buttare il tempo, 14.15, si è molto alto, infatti taglia al traguardo 16 di piazza settimo, peccato perché stava facendo addirittura 28.2 nel secondo settore rispetto al 28.0 di Fabio, quindi diciamo che probabilmente era in linea. Mentre abbiamo avuto un colpo di scena perché Gesport è riuscito a sorpassare Flaminio in classifica mettendosi in seconda posizione, riducendo il gap a 3 decimi dal leader, mentre arriva adesso il pilota Ferrari sul traguardo, sale ancora in seconda posizione, rispedisce Gesport dietro di sé, guadagna quei decimi necessari per riuscire a scavalcare e partire in prima fila, solamente 3 decimi di ritardo da Fabio Surname, una qualifica tirata fino all'ultimo per il duo Flaminio e Gesport, che sono stati forse in un tempo lontano anche i compagni di squadra che quest'anno si ritrovano a fronteggiarsi di nuovo da avversari. Flaminio va a blindare con Fabio Surname la prima fila, Gesport mentre va a condurre la seconda insieme a Giovi, poi terza fila composta da due McLaren, Tia Prince e Kaisermat, seguono in settima ottava posizione un Lucky Cesco che poteva essere un protagonista inaspettato di questa qualifica con una prestazione ottima nel suo ultimo tentativo, sicuramente quell'errore gli sarà costato circa un secondo all'interno dello stadio. Ottavo poi Fede Kart, mentre chiudono la top 10 anche in questo caso un duo Red Bull, Best Pie, Mike e Mai, che vanno, come dicevamo, a chiudere il gruppo dei primi 10 piloti. Seguono poi Cosluca e Lenz. Rivedremo poi a breve quella che sarà l'ordine definitivo di partenza in griglia per vedere poi andare ad assistere ad una gara al 100%, Simone. Sì, adesso la vedremo molto bene. Eccola qui la classifica con Fabio davanti e Flaminio dietro e Jay Sport. Diciamo che Flaminio e Jay hanno, diciamo, un piccolo ricordino in Spagna l'anno scorso, un po' brutto, ecco, soprattutto Flaminio. Però comunque adesso siamo in un altro gioco, siamo in una nuova stagione che a breve inizierà. Sarebbe stato interessante vedere anche Cesco, perché aveva fatto un T1 pazzesco
Peccato per il pilota alpino che non è riuscito a fare il tempo e stare lì davanti, però adesso vediamo il passo gara e vediamo, perché oltretutto questa è una pista anche un po' a trenino, soprattutto con lunghi rettilinei e il DRS, c'è tanta... non c'è possibilità di scappare, però comunque adesso vediamo, sono 17, anzi 18 piloti in pista, quindi vediamo. La performance comunque di Fabio è stata incredibile. Noi ci vediamo tra poco per assistere alla partenza. A presto! A tra poco. Ci sono, arrivo, arrivo, eccoci qua! Ciao Da Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, ciò! State ben attenti! Un prodotto unico e bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 30, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, antinvernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no, Pappo, non è possibile, no, Pappo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Iniziato il giro di formazione per decretare l'inizio del secondo appuntamento della settimana, questa volta al 100%. Vediamo come lo schieramento dei piloti si stia gradualmente snodando lungo quello che è l'asfalto del circuito messicano dell'autodromo Hermanos Rodriguez. Saranno 71 giri, tutti da vivere, perché qui il DRS, come preannunciato prima dello stacco alla fine delle qualifiche, sarà l'elemento portante, chiave di lettura della gara. Vediamo già diverse interpretazioni alla partenza, con la comparsa di una gomma hard sulla vettura Ligier Sport che va a comporre la seconda fine insieme a Giovi, come abbiamo già detto, mentre la pole position è stata ottenuta da una performance strepitosa di Fabio Sornem, con un primo 15.727, seguito poi da Flaminio. Arriviamo al due McLaren di Tia Prince Kaisermatt, Lucky Cesco e Fede Carte a contornare la top 10 in nona e decima posizione, Best Buy e Mike Mai. Poi arrivano Post Luca e Leutz in sesta fila. In settima fila il duo Alfa Tauri, in questo caso con Speri, Patrick, Lopensky. Quindicesima e sedicesima piazza per Liki Bizzo e Black Bliagio, mentre chiudono lo schieramento in diciassettesima e diciottesima casella Los Angeles e Pierre Joker, che è stato sfortunato nel suo ultimo tentativo in qualifica. Compaiono anche due gomme soft sulle vetture di Fede Carte e Liki Bizzo, che vanno un po' controcorrente, così come J-Sport, a fare una scelta differente da quella che è la gomma media per l'inizio della gara. Assolutamente, adesso vedremo in gara soprattutto J-Sport, perché io ti posso anche dire una cosa: innanzitutto qua la safety car nel preciso non ci sono, quindi i piloti dovranno arrivare al traguardo con il carburante che hanno messo in gara, quindi qua si scarica molto il carburante, e poi le gomme si vanno anche a usurare tantissimo, specialmente le gomme medie, quindi vediamo un attimo se qualcuno opterà per una doppia sosta, quindi gialla, gialla, rossa, oppure gialla media. Sarà interessante vedere alcuni piloti cosa faranno, ma soprattutto J-Sport, che è il primo a partire con la gomma, anzi l'unico a partire con le gomme hard e partire là in fondo, cioè partire con la gomma hard là davanti non sarà facile.
E arrivano adesso anche gli ultimi piloti sulla griglia di partenza, che è ormai completa. Attendiamo solamente la segnalazione da parte dei commissari per vedere prima l'accensione e poi lo spegnimento dei semafori e così assistere al secondo appuntamento della settimana con la gara al 100%. Pole position di Fabio Sorname, seguito da Flaminio, che è pronto all'interno per prendere la prima posizione. Attenzione alle scie qui, che rivelano essere molto importanti in arrivo in fondo a curva 1. Partono adesso i piloti con Fabio Sorname, che sembra ottenere un buon stacco della frizione, così come anche Flaminio, che però viene sedato dalla quarta posizione, che era la parte di, credo a questo punto, un Alpine, che va a prendersi proprio la posizione e si mette all'interno anche di Flaminio, che cerca di resistere in qualche modo e rimanere in seconda posizione. Vediamo la staccata che arriva in questo istante. Flaminio deve essere davanti, terza posizione poi per l'Alpine, segue J-Sport, dietro il gruppo scorre compatto, non ci sono contatti tra vari piloti che ora proseguono indenni e riescono a completare quelle che sono le prime caldissime fasi di questo Gran Premio del Messico. Arriva ancora in fondo prima curva, mentre lì sono affiancati i Alpine di Cesco, credo, e la McLaren di Iltia Prince. Sì, Cesco e Tia Prince che stanno cercando di attaccare J-Sport, ma per il momento rimangono ancora dietro. Sarà durissima per J-Sport tenere a bada i piloti che lo seguono, infatti con la gomma hard, che è più difficile da scaldare, avrà delle prestazioni sicuramente inferiori in questi primi giri. Poi riuscirà a prendere mano a mano il passo per il ritmo necessario che gli permetterà di rimanere davanti. Dietro è successo qualcosa, perché li ho visti aprire a ventaglio con addirittura Lopez, che feo, mamma mia! Ricky Witz e Fede Kart, c'è un groviglio incredibile qui, mamma mia, no, mamma mia, 10 macchine in una curva, pericolosissime, ancora qui, spettacolare, sono in 7, sono adesso in 5, che vanno a portare la curva, si toccano Fede Kart, Pier Gioca, è successo di tutto, Matteo, in queste curve. Ed è solo il primo giro, tra l'altro Fede Kart probabilmente non si aspettava una partenza del genere, con le gomme soft immaginava di poter risalire magari con più facilità il gruppo, di guadagnare qualche posizione, invece adesso ne ha persi addirittura 2 o 3 rispetto a quello che, anzi, partiva in 8ª posizione, quindi ha perso direi discretamente terreno Fede Kart, che dovrà rimettere in piedi una gara non partita di certo per il verso giusto, mentre conclude il primo giro Fabio Sorname in prima posizione con Flaminio che lo segue, mentre imperversa la bagarre nelle posizioni più retrostanti con Ricky Pizzo sempre messo le strette da parte di Lopez, che mentre in testa al gruppo sembra che tutto proceda per il meglio, una gestione tranquilla fino ad ora quella di Fabio Sorname, che sembra aver messo quasi marginalmente fuori dal secondo di un Fito Flaminio, e se così fosse sarebbe molto complicato per il pilota Ferrari dover resistere a quella che è la pressione di Giovi, che adesso diventa abbastanza pressante, mentre anche J-Sport ha un cattivo cliente da gestire. Parliamo proprio di Alaki Cesco, che dalla partenza non ha mai lasciato respirare il pilota Mercedes, fiancati forse lì alle spalle vediamo 2 piloti, una Red Bull e un'altra vettura. Credo che sia stato solamente un'illusione ottica, perché poi non si vede più nessun confronto tra vari piloti in questo momento. Sì, adesso il Delta dovrà andarsi a resettare probabilmente, infatti adesso Fabio taglia il traguardo e vanno tutti a resettare il distacco tra di loro. C'è adesso Cesco che sta prendendo la scena nei confronti di J-Sport, va a attaccare il campione della Master di quest'anno Cesco, e si mette praticamente all'inseguimento del suo compagno di squadra di questa sera, ovvero Giovi, con Tia Prince, che intanto tranquillamente tiene ancora la coda DJ. C'è da vedere Kaisermat, che è sprofondato praticamente in fondo, è sprofondato 12° il pilota McLaren. Pilota McLaren che partiva insieme al suo compagno di squadra, credo addirittura in 6ª, 7ª posizione, adesso si ritrova in fondo allo schieramento, o meno oltre la metà dello schieramento. Probabilmente anche per lui la partenza non deve essere stata delle migliori, e ha pagato, ha fatto le spese di qualche situazione magari poco facile da gestire. E d'ago da bilancia invece la scelta di J-Sport di partire con la gomma hard. Adesso il sorpasso di Cesco potrebbe rimettere in gioco il pilota Mercedes, che se dovesse restare nel DRS potrebbe farsi trainare dall'Alpine che lo ha appena sopravanzato. Difficile però riuscire a guadagnare quel secondo e tre che lo separa dal DRS di Giovi, nonché suo compagno di squadra, in quanto, come già detto più volte, qui in Messico essenzialmente le dinamiche prevedono la formazione dei treni di DRS, che una volta che si sono formati e che una volta che un pilota vi sprofonda lì fuori diventa molto complicato di guadagnare l'uso dell'ala mobile. E forse ho scoperto anche il problema di Kaisermat, problema al fondo per il pilota McLaren, praticamente il danno è anche giallo, e anche Fede Kart, però Fede Kart è lieve, quindi è verde, però non so se è costato la perdita delle posizioni questo danno al fondo, però principalmente Kaisermat adesso sta guidando un po' con un problema un po' gravino, mentre davanti Fabio sta facendo un altro ritmo, ha preso adesso quasi 2 secondi nei confronti di Flaminio,
E Giove invece rimane incollato a Flaminio, ma adesso con l'utilizzo dell'ala mobile vediamo se riuscirà a passare il pilota Ferrari e vediamo se si metterà alla caccia di Fabio Sorrentino. Fabio sta volando letteralmente su un'altra pianeta. Fino ad ora il pilota Haas, sono passati solamente 4 le 71 giri previsti, ma è già riuscito a scavare un solco di 2 secondi e 3, che è impressionante in un circuito del genere. Ha saputo approfittare dei primi 3 giri senza DRS per rispedire oltre il secondo Flaminio, che non è riuscito a reggere il ritmo impresso dal leader della gara. Giovin invece è riuscito a rimanere sotto a quelli che sono i 1000 millesimi nei confronti di Flaminio, mentre abbiamo la bandiera gialla nel secondo settore. Parliamo di Pierre Joker probabilmente, sì, sì. Angeles, sì, sì. Che... No, no, per gioco. Si è girato all'entrata di Lewis. Forse il punto in cui vedremo più testa coda. Di solito la gara della Master l'anno scorso è stata proprio così, in cui tanti piloti perdevano il controllo della vettura in quella zona della pista, che è anche la più temibile, l'abbiamo già anticipato nelle qualifiche. Sicuramente è il tratto in cui bisogna prestare più attenzione e avere la giusta fiducia sia con il setup sia con la propria vettura, altrimenti si rischia di commettere questi errori che ovviamente vanno a compromettere la gara. Mentre ha guadagnato credo un altro mezzo secondo nell'ultima tornata Fabio Sorname su Fit Flaminio, che regge in seconda posizione. Alle sue spalle rimane sempre la Alpine di Giovi, e anche Cesco ha deciso di rimettersi sul proprio ritmo e iniziare a spingere sui pneumatici per accorciare le distanze rispetto ai piloti che lo precedono. Ha guadagnato anche lui circa 6 decimi nell'ultima tornata, si è portato a 1 secondo 8 quando il distacco in precedenza era di 2 secondi e 3, mentre il gruppo delle meraviglie non smette mai di sorprendere, con Lopez che fa da condottiero a questo gruppetto di 5 vetture che lo seguono e si snodano fino praticamente all'Alfa Tauri di Patrick Speri. In questa manciata di piloti sono anche inclusi Ricky Bizzo e Fede Kart, che purtroppo per Fede Kart, che si trova a dover essere sanzionata, diciamo così, compromessa per un danno all'ala, Ricky Bizzo invece può sfruttare la piena efficienza della propria vettura e potrebbe preparare il sorpasso nei confronti di Lopez, considerando soprattutto che Ricky Bizzo dovrà poi anticipare la sosta in virtù di queste gomme soft. Sì, assolutamente. Intanto dalla chat salutiamo un buon Sissio Gamer, lo ringraziamo anche per il follow, e ha anche riscattato un bevete, quindi è successo tutto. Noi beviamo, anche perché siamo in Messico e fa caldo e siamo ancora d'estate, quindi beviamo. Ed è ancora incredibile il guadagno di Fabio Sorname su Flaminio, credo anche in questo caso 6 decimi nell'ultimo giro, veramente un ritmo infernale. Mentre ci siamo, sorpasso in questo caso tentato da Kaiser Matt nei confronti dell'Aston Martin, credo di aver visto un Alfa Romeo, di Ricky Bizzo, che è riuscito a resistere al tentativo del pilota McLaren, che adesso però si rimette in scia, spalanca il DRS ce l'ha anche Ricky Bizzo, si prende l'interno, arriva a curva 4, vediamo se riuscirà ad avere successo in questa circostanza, sì. Ed è davanti adesso Kaiser Matt, che nonostante il danno sul fondo della propria vettura riesce in questo caso ad avere la meglio nei confronti di Ricky Bizzo, che anche su gomme soft si mette in seguimento di Lopeschi. Non vorrei per Ricky Bizzo che stia già soffrendo di un degrado abbastanza importante di questa sua mescola. Non lo so, però lo vedo un po' in crisi adesso con la gomma soft. 5 giri la rossa dovrebbe iniziare a crollare. Vado a vedere un attimo anche i tempi soprattutto di Fabio, perché sta girando, mamma mia, sta girando veramente fortissimo il pilota Haas. 23 negli ultimi passaggi, 24, poi 25 adesso nell'ultimo passaggio. Vado a vedere anche i tempi di Luca Flaminio, sta girando in 21.0 Luca Flaminio, quindi principalmente adesso 21.1, quindi Fabio veramente sta facendo un ritmo indiavolato, incredibile il passo di Fabio, mentre Kaiser Matt adesso si sbarazza di Lopensky, ma è veramente incredibile l'andamento del pilota Haas questa sera. Sì, un guadagno praticamente costante di circa 6 decimi al giro su Flaminio, che invece ha ancora il cattivo cliente di Giovi da gestire, e soprattutto Giovi deve stare attento, iniziare a guardare anche lui negli specchietti, perché si sta progressivamente avvicinando anche il compagno di squadra Lucky Cesco, che ha guadagnato anche in questo caso 5 decimi nei confronti del compagno di squadra, quindi continua a ripetersi quel trend positivo di Cesco, che vede riavvicinarsi i piloti di testa e si porta dietro di sé anche J-Sport, e questa è forse la cosa più positiva per lui, perché con questa gomma avrebbe fatto fatica a reggere il ritmo dei piloti davanti, e sfruttando il DRS di Cesco e soprattutto il fatto che Cesco sta andando a riprendere Giovi, può rimettersi in gioco per almeno un podio e per forse confrontarsi con un secondo posto insieme a Flaminio, considerando l'assenza della safety car per questa pre-season, che è un vantaggio non da poco quando si decide di partire con la mescola più dura. Eh sì, è un vantaggio abbastanza, però adesso bisogna vedere, perché
se non hai la safety, non, diciamo, questo vantaggio di Fabio non si resetta. Quindi Fabio principalmente deve arrivare al traguardo tranquillo, mentre attenzione a Giovi che si fa vedere nei tubi di scarico di Flaminio, ma non attacca il suo ex compagno di squadra dell'anno scorso da Master. Mentre intanto si riavvicinicchia Cesco, che si sta portando dietro intanto J-Sport. E Tia Prince ha fatto un errore perché ha perso praticamente 2 secondi e mezzo nei confronti di Jay. Vado a vedere un attimo i tempi e ti riaggiorno. E intanto continua ancora quello che è un guadagno colossale da parte di Fabio Surname, 4-6 di Flaminio. Probabilmente in questo caso un piccolo errore anche per il pilota Ferrari, perché mi sembra sia salito in maniera fin troppo vertiginosa il distacco in questa circostanza. Quindi a meno che Fabio non abbia deciso di alzare nettamente il proprio ritmo e mettersi a spingere ancora di più, Flaminio deve aver commesso una piccola sbavatura che gli è costata qualche decimino di troppo nei confronti del leader, e probabilmente il primo squillo avvenuto da parte di Giovi potrebbe aver contribuito a questo errorino. È stato veramente il primo tentativo da parte del pilota Alpine per cercare di scavalcare Flaminio, per fargli capire di iniziare a spingere se volevano cercare a meno di respingere Cesco alle proprie spalle. Ma alla fine è arrivato anche il secondo pilota dell'Alpine, che milita attualmente in quarta posizione, quindi si è costituito in via definitiva un piccolo trenino di DRS guidato proprio da Flaminio, che adesso dovrà temere perché gli avversari alle sue spalle non sono più solamente l'Alpine di Giovi, ma si sono uniti anche Cesco e J-Sport, e sono entrambi dei cattivi clienti, si può dire. Sì, assolutamente, Flaminio sta facendo veramente tantissima fatica, perché sto ancora guardando i tempi e ti posso dire che Fabio è l'unica persona che sta girando sul 20 e mezzo, 27 adesso sul 20 alto, gli altri stanno girando sul 21 e mezzo, 21 e alto, considerando anche il DRS. Quindi veramente sta avendo un ritmo incredibile Fabio, probabilmente o è Flaminio che non riesce ad avere il ritmo che dovrebbe avere, ecco, perché lo vedo molto in difficoltà. Infatti si è avvicinato adesso Cesco e si è accodato anche J-Sport con questa gomma hard, quindi attenzione poi alle soste per quanto riguarda il pilota della Mercedes. E se Giovi comunque dovesse capire che Flaminio non avesse il ritmo necessario, dovrebbe comunque tentare il sorpasso, altrimenti Fabio rischierebbe di allontanarsi ulteriormente rispetto già a quanto non abbia guadagnato, quindi accumulerebbe un vantaggio veramente incredibile in solamente pochi giri, perché ricordiamo non abbiamo ancora compiuto 10 tornate, sono state effettuate proprio in questi ultimi secondi da parte di Fabio Surname. Giovi dovrebbe in qualche modo tentare il sorpasso su Flaminio per limitare quello che è la fuga che attualmente si sta realizzando da parte di Fabio, che altrimenti stasera sarebbe praticamente incontrastato nel corso di questi 70 giri, farebbe un po' il Max Verstappen della situazione. Mamma mia Cesco, che staccato non ha fatto, fra poco andava a beccare Giovi davanti a lui, però adesso vediamo un attimo. Però è incredibile come o è Giovi che non vuole proprio attaccare, vuole rimanere lì tranquillo, sereno al passo di Flaminio, oppure non ne ha proprio. Intanto dietro c'è una piccola battaglia con Patrick Speri e Lopensky, con Speri che ha passato Lopensky sul dritto molto probabilmente. E attenzione perché J-Sport adesso è fuori dalla zona di DRS. Adesso un secondo, adesso 8 decimi, 9 decimi. Quindi sta un po' rischiando J-Sport di essere al di fuori dal DRS, perché se perde la possibilità di utilizzare il DRS sarà poi difficile rimanere incollato a questi tre. È fondamentale per lui tenere sempre alla mobile, è quello che potrebbe rimetterlo in gioco per una seconda parte di gara molto positiva per quanto riguarda il rendimento del pilota Mercedes. Intanto un lungo, abbiamo visto di un Alpine forse? No, è J-Sport, lunghino, all'entrata dei box, all'entrata dello stadio. Intanto Pozzoluca prende 3 secondi di penalità, vediamo se J potrà utilizzare l'ala mobile, vediamo che arrivano sul traguardo, adesso sembra essere di sì, no, non può utilizzare. E quindi adesso dovrò sfruttare un po' di batteria per rimanere incollato, perché poi dopo utilizzeranno ancora il DRS, perché c'è un unico detection point che, diciamo, unisce i due rettilinei. Quindi non c'è il detection point qui alla fine staccata, ma c'è l'unico detection che si può utilizzare, che si può vedere all'uscita dell'ultima curva. E Jay ha pagato tanto, adesso si trovava a 8 decimi circa alla fine del rettilineo principale, adesso ha perso ben 4 decimi nella percorrenza delle prime tre curve, curva 1, 2, 3, che essenzialmente rappresentano una combo di curve da percorrere tutte in una volta. Dovrà recuperare lo svantaggio accumulato
in questa ultima fase del giro, ma per lui sarà veramente molto molto dura. Infatti vediamo come questo suo intento non si stia realizzando e anzi abbia perso ulteriormente terreno rispetto ai primi quattro piloti. Cesco è già diventato una sagoma molto lontana rispetto a quello che è la visuale di DJ Sport, che allora si vede escluso da un DRS che gli avrebbe fatto sicuramente molto molto comodo, mentre possono tirare un sospiro di sollievo i primi quattro piloti. Escludiamo Fabio Surname, diciamo che Flaminio, Giovine e Cesco possono stare tranquilli. Quello che potrebbe essere stata un'insidia di DJ Sport nel secondo stint, dovranno comunque cercare di guadagnare progressivamente altri decimi, Cesco altri va, secondi. Cesco va all'attacco probabilmente di Giovi perché è molto più veloce sul dritto. Vediamo però, Giovi sembra intenzionato a difendersi. Va all'attacco di Flaminio, sono addirittura in tre. E questo può essere una mano santa per J Sport, che se si mettono a battagliare, diciamo, il pilota Mercedes può rientrare in corsa per il secondo posto. Mentre là davanti intanto Fabio si è finalmente un po' calmato, perché adesso sta girando esattamente come Flaminio, 21.3, 21.4, quindi principalmente ha voluto dare un tirone incredibile e adesso ha messo il distacco di sicurezza di 5 secondi, però non sembra che si sia... stia alzando di più, perché adesso 4.9, 5.0, rimane sempre lì il distacco, un po' è elastico. Ha deciso probabilmente di gestire un po' di più le gomme, cercare di fare più giri su questa media che potrebbe garantirgli una fase evolutiva della gara migliore rispetto ai suoi avversari, che devono per forza spingere, che sono obbligati in qualche modo a richiedere più sforzo da parte delle proprie gomme, in particolar modo Flaminio, ma così come anche Giovi e Cesco, che stanno cercando in qualche modo di sopravanzare il pilota Ferrari. E Cesco soprattutto sta cercando di far capire a Giovi di andare a imprimere un po' più il proprio ritmo, di alzare un po' quella che è la propria prestazione per cercare di guadagnare più terreno possibile rispetto a G-Sport, che è alle loro spalle, e sfruttando soprattutto i duelli occorsi nell'ultimo giro, G-Sport è riuscito a mantenere stabile più o meno il suo gap rispetto ai primi quattro, e questo è un valore. Intanto arriva adesso l'attacco di Giovi nei confronti di Flaminio, si prende l'interno, spalanca l'ala, un sorpasso effettuato praticamente con il solo contributo del DRS, adesso viene promosso in seconda posizione il pilota Alpin. Vedremo se anche Cesco replicherà il sorpasso appena effettuato da Giovi negli istanti appena successivi al giro, all'inizio del giro 13. Jay ha perso tantissimo adesso, 2 secondi, quindi secondo me adesso si metterà a far passo, a fare il suo ritmo tranquillo, però attenzione perché Cesco, l'ho visto che adesso ha preso la penalità di tempo, me la sono persa, Matteo? Perché ha preso 3 secondi. Anche io me la sono perso. Ho visto quello di Fedecart che non l'abbiamo commentata, invece non ho visto quello di Cesco. La comunicazione forse non cioè siamo un po' persi nel commentare magari anche il sorpasso di Giovi, e questo è sicuramente una carta che va a rimescolare un po' gli equilibri, quelli che potrebbero essere gli sviluppi di questo Gran Premio. Sì, intanto vediamo che dietro c'è Leutz, che è diventato fantasma nel momento in cui Patrick Speer lo ha attaccato. Sta facendo una grande rimonta Patrick, in questo momento sta risalendo molto bene. Adesso davanti c'è Kaisermat, che in questo momento, ricordiamo, ha il fondo rotto, però tutto sommato sta anche lui facendo un'ottima gara. Adesso vediamo se Patrick riuscirà a raggiungerlo, a utilizzare il DRS per riuscire a riagguantare il pilota della McLaren. Volevo farti una domanda. Sì, intanto vediamo che Flaminio risorpassa Giovi sul rettilineo principale, probabilmente restituisce subito il favore il pilota Ferrari, mentre sono appaiate praticamente due pin con Cesco che rimane comunque alle spalle di Giovi, che allora tiene la terza posizione. Vediamo se cambierà qualcosa nel secondo rettilineo. Giovi non ha DRS, lo hanno invece Flaminio e lo stesso Cesco. Cesco ci prova nei confronti del compagno di squadra, che lo lascia passare, si prende interno e arriva a curva 4, si raccoda quindi Giovi, che adesso scivola in quarta posizione mentre bandiera gialla nel terzo settore. Vediamo che credo che sia Fedecart ad aver commesso l'errore o Black Biagio, ma seguiamo il duello che riguarda la seconda posizione con Flaminio, che allora mette bene in salda quello che è il sorpasso su Giovi in questo giro, così come lo fa anche Cesco. E Giovi è riuscito a perdere 2 posizioni nel giro di poche curve. Vedremo se nel futuro transito sul traguardo Cesco farà la freddezza e soprattutto le potenzialità per andare a mettere a segno il sorpasso anche nei confronti di Flaminio. Ma abbiamo visto come, anche se Flaminio ci sembrava forse il meno competitivo dal punto di vista del passo gara sui tre, si è riuscito a rimanere molto vicino con l'aiuto del DRS e a effettuare il controsorpasso, la tornata immediatamente successiva. Quindi questo DRS è veramente molto, sì, forte, molto forte e indispensabile su questo circuito. Sì, assolutamente molto, ma non solo su questo circuito, su questo gioco, perché quest'anno DRS e soprattutto la scia, guarda quanta differenza c'è. E arriva sparatissimo adesso Cesco, che va a affiancare Flaminio penso che lo vada a passare. Sì, dietro arriva anche Giovi, che con tranquillità rimane dietro per aspettare
l'utilizzo del DRS, che potrà utilizzare questo, solo che ha un po' scodato il pilota Alpine rispetto al pilota Ferrari. Adesso l'ala mobile ce l'ha lui, Flaminio deve solo cercare di difendersi grazie alla scia. Dentro Giovi con Flaminio, che è costretto ad andare leggermente largo. Giovi all'esterno adesso lo accompagna sul cordolo. Attenzione al Trannantino, stanno perdendo un'infinità di tempo. Ancora side by side tra i due. Alla fine poi Giovi deve desistere, rimane dietro a Flaminio, ma hanno perso un'infinità di tempo e Cesco se n'è andato. Cesco è già oltre il secondo, quindi Flaminio non potrà usare il DRS se non riuscirà ad abbattere almeno 4 decimi rispetto alla seconda posizione, quindi si preannuncia una resistenza veramente molto difficile nei confronti di un Giovi che ha indiavolato le sue spalle, ha agguerrito, non solo prima ha subito il controsorpasso da Flaminio, ma poi è arrivato anche il sorpasso da parte del compagno di squadra che ha già volato via. Questa battaglia complessivamente è costato parecchio tempo, infatti Fabio Sturm, che si attestava intorno ai 4 secondi e 7, adesso ha guadagnato un ulteriore secondo in queste ultime due tornate, sfruttando i confronti tra Cesco, Flaminio e Giovi. Arrivano adesso sul traguardo con Giovi che avrà la possibilità di utilizzare il DRS. Flaminio invece non potrà aprire la mobile, se non si difende neanche, lascia transitare Giovi, che allora si perde l'interno di forza. Credo che abbia già completato il sorpasso prima, sì, addirittura di arrivare nella zona di staccata. Infatti, così Giovi sale in terza posizione, mette nel mirino Cesco, che adesso è solamente 8 decimi di distanza. Black Biagio intanto si è ritirato, non so se è in box oppure a muro, penso proprio a muro. Quindi peccato per il pilota Williams questa sera, che non l'abbiamo potuto, un po' l'abbiamo inquadrato pochissimo, però vediamo se poi si rifarà rivedere nelle prossime gare. Intanto attenzione dietro con Lewz e Lopensky, che si stanno un po' battagliando. Alla fine poi Lewz passa davanti a Lopensky e si prende la undicesima posizione e mamma mia, leggero lag, adesso diventa di nuovo, mamma mia. L'ho visto fantasma Lewz e poi l'ho visto un po'... Qua si sono presi un bel rischio, ovviamente non consapevole, il lag di Lewz è qualcosa di incontrollabile, involontario, che però sarebbe potuto costare caro a entrambi i piloti in caso di un contatto che si sarebbe poi potuto rivelare fatale. Ad ogni modo Lewz poi tiene la undicesima posizione, ristabilisce Lopensky alle sue spalle e adesso vediamo quello che sarà il ritmo di Lewz. Lewz e Lopensky che sono entrambi su gomma media ormai, con 15 giri a proprio carico, sarà comunque molto molto... che scodata da parte di Lopez, che qui ha perso tantissimo, gli sarebbe potuto costare carissimo questo errore in inserimento all'interno dello snake. Fortunatamente per Lopez, che è riuscito a mantenere il controllo della propria vettura, ma sarebbe potuto finire facilmente a muro con questo tipo di errore. Sì, assolutamente, occhio lì, anche qua leggero lungo, e mi sa che adesso, caro Matteo, le gomme sono un po' andate, perché 16 giri, non lo so, non lo so, forse siamo un po' arrivati al momento del crollo della gomma, forse, non lo so, però comunque continua, però ha perso DRS, vediamo se riuscirà a riagguantarlo. Inizia ad essere complicata per i piloti ottenere la trazione necessaria e soprattutto evitare di surriscaldare ulteriormente i pneumatici, mentre Cesco non è riuscito a sfuggire alla morsa di Giovi e Flaminio, che nonostante fossero piombati oltre il secondo sono riusciti poi ad abbattere questo riferimento e reimpossessarsi del DRS. E così anche come J Sport, che nonostante abbia perso tanto dopo aver subito il sorpasso, dopo essere stato confinato oltre il secondo dai piloti davanti, si è poi assestato su un ritmo costante che lo vede militare praticamente con questo gap che non si evolve intorno ai 2 secondi e 3, e questo sarà un elemento chiave nella gestione futura della gara, in quelle che saranno soprattutto gli stint a venire, e sarà soprattutto da considerare se ci saranno uno o due stint ancora da effettuare. Come avevi preannunciato, Simone, credo che ci saranno due soste da effettuare all'interno di questa gara, giusto? Beh, vedremo, vedremo, perché si può fare anche un'unica sosta, però bisogna tirare la gomma gialla molto lungo. Così come Jay, che dovrà tirare quest'hard a lungo, fai penso una trentina, quarantina di giri dovrà fare Jay Sport con questa gomma, per poi mettere la media e arrivare fino in fondo. Però sostanzialmente la doppia sosta è quella più veloce, perché abbiamo già visto in azione ieri sera con la 50, alcuni avevano fatto, mi sembra, una doppia sosta, sì, aveva fatto Teo una doppia sosta ed era riuscita a ritornare in carreggiata nonostante avesse un lag pesantissimo e è dovuto scendere di posizioni per evitare, diciamo, guai in pista, e poi è riuscita a risalire con la doppia sosta. Secondo te qual è che sarà il giro prescelto per effettuare il primo pit?
Ma allora, io sostanzialmente non l'ho provata tantissimo la 100% qui. Avevo fatto 10-11 giri e poi mi ero fermato perché principalmente non potevo correre, però intanto mi sono fatto dei giri. Però dovremmo arrivare, se non erro, al 23-24 giri li devono fare ancora. Cioè devono arrivare fino al 23-24 giro, poi si dovranno incominceranno a pensare di fermarsi. Quindi ancora 5-6 giri. Tranne G-Sport, che ovviamente con questa app cercherà di andare il più lungo possibile. Sì, G-Sport continua. E sarà da valutare a questo punto la scelta di Cesco, Giovi e Flaminio per vedere se ci saranno eventuali undercut nel tentativo di andare a prendere la posizione nei confronti del rivale. Soprattutto questo discorso diventa particolarmente importante per Giovi e Flaminio, che inseguono la vettura di Cesco, che nonostante forse un passo almeno sulla carta che sembrava essere superiore, non riesce proprio a prendere largo, anzi si è fatto riacciuffare dal duo dei piloti che lo segue, che quindi gli hanno proibito di andare in solitaria per cercare di limitare lo strapotere di Fabio Sorname, che sembra non avere fine. Adesso è stabile intorno ai 6 secondi e 2, ha riguadagnato marginalmente rispetto all'ultima volta che avevamo confrontato il distacco rispetto agli altri piloti, ma rimane comunque un vantaggio incredibile, sì, soprattutto per la velocità con la quale è stato guadagnato. Adesso sicuramente Fabio avrà scelto una strategia, una mamma mia, errore di Cesco, che probabilmente avrà forse anche un danno alla propria vettura, non perde la posizione nei confronti di Giovine e di Flaminio, ma questo potrebbe costare di caro sul rettilineo. Vediamo se box, rientra i box, box, rientra box. Sì. Box per Cesco, sicuramente un danno a carico della propria vettura. Eh sì, leggero danno alla paratia destra, quindi per Cesco è lì in frenata. Se non hai un buon bilanciamento frenante la perdi molto facilmente. Gomma gialla per Cesco, vedo. Sì, non ripara niente però, non ripara niente però, Sdem. È vero, probabilmente il danno era talmente lieve che i pneumatici, i meccanici non l'hanno riparata, e lui probabilmente ha lasciato anche automatico riparazione ala, quindi vediamo un attimo se riuscirà a guidarla. Intanto sta arrivando di gran carriera dietro Bestpa con la scia, adesso con gomma fredda un po' dovrà soffrire Cesco, però vediamo un attimo se riuscirà comunque a guidare alla stessa maniera. Alla fine Cesco è stato obbligato a tornare all'interno della pit lane, un undercut decisamente non voluto, quello del pilota alpine, che adesso dovrà percorrere una distanza maggiore su queste gomme medie, che perderanno prestazione più velocemente rispetto a quelle invece dei propri rivali, che non aspettavano forse altro. Intanto bandiera gialla nel primo e terzo settore, vediamo quelli che sono i piloti coinvolti in questa segnalazione, vengono immediatamente ritirate quelle che erano le bandiere che segnalavano il pericolo nei T1 e nel T3. Ad ogni modo Fitto Flaminio e Giovi aspettavano forse questo errore da parte di Cesco, gli stavano mettendo pressione da qualche giro a questa parte, e la sbavatura da parte del pilota Pin, intanto box anche per Giovi, che quindi risponde alla sosta anticipata del compagno di squadra, forse per evitare di perdere la posizione, non consapevole probabilmente del danno che è avvenuto proprio a carico della monoposto di Cesco. Ad ogni modo confronteremo poi la posizione di uscita di Giovi con quella del proprio compagno di squadra. Flaminio ha deciso di proseguire e effettuare altre tornate su queste gomme che ormai hanno 20 giri proprio carico, mentre Cesco è arrivato adesso sul rettilineo principale. Vediamo che stacca invece ora il limitatore Giovi, è passato Cesco, sì. E infatti si raccoda in settima posizione Giovi, sesto Cesco, che ha guadagnato anche un distacco abbastanza pronunciato, siamo sopra il secondo di sicuro come riferimento, e infatti si assesta intorno ai 2 secondi, quello che è il cronometro fornito da Codemasters. Di certo un vantaggio accumulato che è abbastanza dirompente rispetto ai calcoli che forse avremmo potuto effettuare noi nel corso di questo giro. Non ci aspettavamo di certo una posizione così arretrata di Giovi nei confronti di Cesco dopo un solo giro con gomme fresche percorse dal pilota attualmente in sesta posizione, e soprattutto considerando il danno presente sulla vettura di Cesco. E adesso sarà interessante vedere Cesco col giro lanciato, vediamo un attimo come andrà a fare il giro, se ha, mamma mia, un po' di sottosterzo qui nello snake. Vediamo adesso se anche Giovi riuscirà a ritornare, mamma mia. O è la modalità spettatore che diciamo ci fa queste illusioni ottiche, oppure è proprio lui che sta veramente un po' faticando l'inserimento della curva, soprattutto verso destra, perché lui fa veramente fatica, cioè il danno verso sulla paratia destra. Vediamo adesso Cesco che va sul traguardo, sicuramente andrà per un giro veloce, vediamo come va a chiudere il giro, forse anche no, non è veloce, però andiamo a vedere anche i tempi, come ha girato, appena il lap timing ci aggiornerà. Ha girato il 20.3 e ha fatto il T3, diciamo si è migliorato nel T3, ma ha fatto 20.3 con
con questo lieve danno. Vediamo anche se Giove adesso ritornerà sotto facilmente. Se non tornerà sotto facilmente vuol dire che Cesco sta guidando tranquillamente anche con questo danno. Certo che è stato molto fortunato Cesco nel non aver danneggiato ulteriormente la propria vettura. Quello è stato un errore che probabilmente non ci aspettavamo, è avvenuto un po' in maniera inaspettata ed è stato veramente molto fortunato perché gli sarebbe potuto costare essenzialmente la gara. Adesso forse potrebbe limitare un po' i danni per durante il gioco di parola rispetto ai propri avversari, mentre sarà da tenere d'occhio invece la scelta di Famino, che è rimasto fuori anche nella tornata precedente quando è tornata Giovi. Probabilmente rientrerà all'interno di questo giro, si trova a 8 secondi rispetto a Fabio Surname. Se abbiamo visto comunque Giovi uscire 2 secondi dopo il transito di Cesco, Famino non potrà che essere ulteriormente alle spalle rispetto a questi due piloti, e anche lui sarà in circa un secondo più le spalle. Post Luca si ritira intanto, visto l'errore? Si è arrivato lunghissimo addirittura nella minimappa, lo vediamo lungo alla prima curva. Adesso la macchina è sparita, ma è arrivato lunghissimo, probabilmente problemi ai freni o non so che cosa, perché l'ho visto nella minimappa la sua macchina praticamente fuori pista, proprio quando dove stanno arrivando adesso Kaiser, Matteo e Cesco. E ti dico anche che Cesco comunque anche con questo danno non sta girando male. Adesso ha preso addirittura 2 decimi nei confronti di Giovi, e adesso andrà all'attacco di Kaisermatt, ovviamente con gomma più fresca ne avrà molto di più. Si sposta ovviamente Kaisermatt, lascia passare Cesco e si va a prendere la virtuale quinta posizione davanti, anzi no, questa è Tia Prince, non Kaisermatt, scusatemi, è Tia Prince che si sposta e lascia passare Cesco. Particolare tra l'altro che Cesco non abbia utilizzato il DRS nel sorpasso di Tia Prince. Sì. Non so se non l'abbia usato perché non voleva usarlo, ma non avrebbe avuto senso come decisione. Semplicemente ha guadagnato tantissimo rispetto al Tia Prince in poche curve. Veramente la differenza tra il rendimento delle due gomme è devastante. Pensate che avrà guadagnato, credo, in circa un secondo e giusto 3 curve. Veramente abissale quello che è la differenza di prestazione tra i pneumatici in questa fase della gara. Penso che il Tia Prince è stato riacciuffato anche in queste circostanze da parte di Giovi, che andrà a perdere tantissimo tempo rispetto a Cesco perché ha incontrato il Tia Prince nella zona peggiore del tracciato, il T3, che è quello più lento e quello in cui nulla tutto il rischio, tutto incrocio. Tia Prince voleva entrare nella pit lane mentre Giovi ovviamente avrebbe proseguito poi per il normale percorso di gara. Si sono incrociati i due piloti con un rischio incredibile per Giovi di essere coinvolto in un incidente molto bizzarro. Fortunatamente per lui riesce a risparmiarsi questa dinamica sicuramente poco piacevole. Ha perso comunque un secondo nei confronti di Cesco, rimanendo alle spalle nel T3 rispetto a Tia Prince. E Flaminio continua, ha perso mezzo secondo rispetto a Fabio Surname, sfrutta queste gomme medie fino alla fine. 23 giri come Fabio, come che mai, e come G-Sport, però G-Sport ovviamente è una gomma hard che quindi gli consente, gli permette, lo obbliga anche a rimanere più a lungo in pista rispetto agli altri piloti che invece effettueranno il proprio pit stop più anticipatamente. Sì, stavo guardando un attimo i tempi, Fabio ha girato nell'ultimo giro addirittura 5 decimi più veloce di Flaminio e hanno tutte e due la stessa tipologia di gomma, quindi Fabio è un po' attirato. E Flaminio sembra adesso essere ritornato ai suoi tempi. Vediamo se metterà la freccia. No, continua Flaminio. Continuerà ovviamente G-Sport. Andiamo a vedere l'ultimo passaggio di Fabio, che non si è ancora aggiornato. Vediamo un attimo se arriverà adesso, però eccolo, 21.9 Fabio per quest'ultimo passaggio. Vado a vedere invece Flaminio, 22.3, quindi altri 4 decimi guadagnati nei confronti di Flaminio. Mentre intanto Cesco ha passato mica mai sul dritto col DRS e adesso andrà a cercare di recuperare i secondi da G-Sport. E soprattutto Cesco avrà ancora un DRS a disposizione perché il detection point, come avevi già anticipato, è unico, è sito in uscita dall'ultima curva e quindi permette ai piloti di azionarlo 2 volte nel giro di pochi metri, e questo ovviamente permette di guadagnare anche ulteriore terreno. 5-7 di stacco da G-Sport da parte di Ian Cesco, che se dovessimo addizionare anche la penalità assegnata al pilota alpine diventerebbero praticamente 8 secondi e mezzo, mentre G-Sport ha perso 2 secondi rispetto al conforto precedente
rispetto a Flaminio, era 2 secondi e 3, 2 secondi e 4, adesso si trova a 4 secondi e 7, quindi la gomma media è riuscita ancora a prevalere sul rendimento della Hard, che però avrà la meglio sulla durata. Pit per Fabio Solomeim, pit per il leader di questo Gran Premio, che decide di rientrare all'interno della pit lane. Vedremo se monterà gomma Hard o deciderà di rimanere sulla gomma a spalla gialla, mentre prosegue Flaminio, che viene promosso quindi al leader del Gran Premio, va su gomma gialla, come dicevi Fabio Surname, che quindi rimane praticamente standard la sua scelta iniziale. Arriva Cesco, che è lanciato, passa Cesco Fabio, e adesso sarà durissima però per Cesco a respingere Fabio alle sue spalle. Fabio che non viene raggiunto dalla Red Bull di Michemai e quindi nemmeno dalla fine di Giovi. Questo è un fattore cruciale, mentre Giovi ha cercato di forzare la manovra nei confronti di Michemai per evitare nei confronti di Fabio. Fa un sorpasso incredibile all'esterno, ne arriva a curva 2. Adesso Giovi avrà anche il DRS per accorciare le distanze nei confronti di Fabio Surname, che si trova praticamente a 7 decimi di ritardo. Fabio Surname dovrà mettere in temperatura questa gomma media, che adesso non gli garantisce la massima prestazione, e questo potrebbe esporlo all'insiede di Giovi, che allora potrebbe anche tentare il sorpasso. Vedremo se riuscirà a resistere in queste prime fasi Fabio Surname, che comunque si trova a circa 2 secondi e 6 di ritardo rispetto a Cesco, che ha sfruttato questo undercut incredibile, ha comunque 5-6 giri in più anzi la gomma di Cesco nei confronti di Fabio, e questo andrà a pesare nel lungo termine. Sdem, sì, assolutamente, però attenzione, perché Cesco ha 3 secondi di penalità da scontare, e questo è un male. Però quanto è potente l'undercut, cioè Cesco si è fermato non un giro prima, 6 giri prima, ed è riuscito a guadagnare tantissimi secondo i confronti di Fabio, che Fabio aveva tipo un distacco di 7-8 secondi di vantaggio nei confronti di Cesco, se non erro, nell'ultimo passaggio, mentre si è fermato. Adesso anche Flaminio ha messo la gomma gialla, e ovviamente Flaminio perderà tantissime posizioni, anzi perderà tantissimo tempo. Arriva adesso, è entrato anche in box Michemai per cambiare la gomma gialla. Vediamo se Flaminio, sì, Flaminio esce a pista libera, quindi dietro a Giovi di tantissimi secondi. E invece Michemai potrebbe essere a rischio con Tia Prince, perché Tia Prince sta arrivando adesso in questo momento sul rettilineo. Stacca il limitatore Michemai, passa Tia Prince, passa anche Vespa, che arriva velocissimo sul dritto, infatti passa. E Tia Prince si prende la sesta posizione virtuale. Si ricorda intanto adesso Michemai nei confronti del proprio compagno di squadra, non potrà azionare il DRS perché era ancora all'interno della pit lane Michemai, quindi dovrà puntare solamente sulla fornitura della sua batteria ibrida, sulla scia, per tentare il sorpasso nei confronti di Best Pam. Ma ricordiamo che le gomme di Michemai sono ad una temperatura di certo non ottimale, quindi sarà molto difficile per lui cercare di compiere una manovra simile. Intanto Cesco è arrivato praticamente alla corte di G-Sport, appena di sopra del secondo rispetto al leader provvisorio e virtuale di questa gara, J-Sport, che presto perderà la leadership una volta che effettuerà la propria sosta. Adesso arrivano sul traguardo Cesco, che potrà utilizzare il DRS perché credo che il detection point fosse sotto il secondo. Vediamo se si spalanca la mobile del pilota in smart posizione. Eccolo qua che si apre l'ala sul pin, prende la scia e si porta all'interno della carreggiata. J-Sport non si difende, o meglio non lascia completamente strada libera a Cesco, che comunque non ha grossi problemi a compiere il suo passo, si riporta in testa al Gran Premio, diventa per la prima volta leader dunque della gara qui in Messico nel giro 28 dei 71 previsti. Non ha perso nemmeno tempo nel sorpasso su G-Sport, questo sarà sicuramente un elemento fondamentale, in quanto Fabio Surname si trova comunque a 2 secondi e 3, complessivamente a 3 secondi di distanza dal leader della gara. Cesco è riuscito a guadagnare anche una manciata di decimi nelle ultime tornate, mentre Fabio sembra non essere così impattante come aveva dimostrato nel primo stint. Forse ha deciso adesso di adoperare una strategia differente e essere più gentile sulle gomme nelle prime tornate, per poi esplodere il suo pieno potenziale qualora ve ne fosse l'opportunità e l'occasione per andare a prendere eventuali posizioni su dei vani. Attenzione, perché Cesco, ricordiamo che ha 3 secondi di penalità e adesso ha preso un altro avviso, quindi siamo a 4 a 20 metri, i prossimi 2 saranno 6 secondi, però comunque il distacco di sicurezza ce l'ha, ha utilizzato anche il DRS per riuscire a prendere ancora più vantaggio nei confronti di Fabio, che a sua volta Fabio sta spingendo al massimo e ha raggiunto J-Sport, ha preso probabilmente il DRS e ha staccato Giovi, e quindi per Fabio potrebbe essere una chance per ritornare nei tubi di scarico di Cesco. Vediamo se aprirà la mobile, infatti la apre adesso Fabio, e questo è un bene perché riuscirà a guadagnare quei decimi importanti nei confronti di Cesco. Uè, che cambio di direzione, prima all'esterno poi all'interno, e va dentro Fabio Surname, si prende la seconda posizione. Adesso 2 secondi nei confronti di Cesco, che adesso è ancora virtualmente davanti Fabio, quindi
utilizzava anche il DRS per riaccodarsi nei confronti di Cesco, con gomma anche più fresca. E Cesco adesso è iniziato a perdere, sarà dura per lui riuscire a rimanere davanti e riuscire a reggere la volta nei confronti di Fabio Surname, visto quelle che sono state le prestazioni dimostrate nel primo stint di gara. Adesso anche Giovi si prepara a compiere il sorpasso nei confronti di G-Sport, potrà azionare il DRS nel piccolo rettilineo dopo lo snake che precede curva 12, lì però il tratto da percorrere con l'ala spalancata è piuttosto breve, quindi è praticamente impossibile, molto molto difficile vedere ad assistere i sorpassi in quella zona. In Master League quest'anno è capitato qualche volta, ma si trattava di situazioni molto particolari, quindi non credo che in questo caso Giovi riuscirà nell'intento di sbarazzarsi di G-Sport, che adesso per forza di cose su questa gommarda non può esprimere un ritmo che pareggia le prestazioni della gomma media appena montata da parte dei piloti attualmente in pista. Arriva molto molto vicino alla fine di Giovi, sì, qui al retrotreno della W14 di G-Sport, che offre i DRS, non si difende come il giro precedente, addirittura si era quasi affiancato Giovi prima di spalancare l'ala mobile, adesso sì che si affianca, sono veramente side by side, però non dovrebbe avere problemi nel compiere il sorpasso Giovi, che infatti si rimette nella traiettoria di gara addirittura prima di arrivare nella zona di staccata, quindi viene promosso in terza posizione con un distacco di 2 secondi e 2 rispetto a Fabio Surname, che invece ha tolto quasi 6-7 decimi rispetto a quello che era la precedente rilevazione cronometrica dal suo distacco con Cesco, che inizia a perdere in maniera vertiginosa. Fabio Surname si riconferma l'uomo da battere, l'uomo che ha più passo gara quest'oggi, e lo dimostra ancora una volta andando a riprendere gradualmente curva dopo curva decimi importanti e pesantissimi nei confronti di un Cesco che, nonostante l'elevata competitività, non riesce a scappare e soprattutto non potrà sfruttare quello che era il vantaggio accumulato andando ad effettuare quell'undercut. Sì, assolutamente. Vabbè, Fabio lo sappiamo che è veramente uno dei piloti più veloci in assoluto in questi anni nel FIT, quindi sicuramente non lo vedremo molto probabilmente nella categoria regina assieme anche a Cesco, perché hanno dimostrato e stanno dimostrando ancora di essere due piloti veramente formidabili, non soltanto nel giro di qualifica ma anche in passo gara, perché Fabio veramente nei primi giri ha stampato dei tempi allucinati, staccandosi praticamente da Flaminio di praticamente 8 secondi su una pista che come Silverstone è a trenino sostanzialmente, perché ci sono tanti DRS, cioè ci sono due DRS, due rettilinei lunghissimi che si possono sfruttare utilizzando l'ala mobile. Però veramente Fabio è qualcosa di incredibile. Intanto dalla chat ringraziamo anche Onyx360 per il follow, grazie tantissimo. E dicevo, Fabio assieme a Cesco e altri piloti, probabilmente anche Shumi Legend, J-Sport, Legge, quest'anno ci farà veramente divertire, se ovviamente vedremo il suo nome in Master, cosa secondo me molto probabile. E adesso Fabio quasi in zona di DRS nei confronti di Cesco, che ha perso altri 3 decimi nell'ultimo passaggio, quindi praticamente in prossimità per l'autorizzazione per spalancare l'aula mobile. Fabio Surname credo che adesso vi sia andato al di sotto, ed è proprio così, vedremo se ne avrà l'utilizzo addirittura in questo rettilineo o no. Rimane chiuso il suo alettone posteriore, ma dal prossimo giro, all'inizio del prossimo rettilineo, sicuramente vedremo guadagnare ancora più velocità la vettura di Fabio Surname, che qui è ancora forse al limite per l'utilizzo. 17 millesimi lo privano dell'aula mobile, e allora credo che dovrà rinunciare ancora una volta spalancare quello che è la sua ala mobile, quella che è il suo DRS. Vediamo se la grafica ci consente questa visione. Infatti è ancora chiusa. Dovrebbe di rimanere almeno alle spalle di Cesco, ma adesso è stabilmente sotto il secondo, sfruttando la scia sul lungo rettilineo, forse anche la batteria. E Fabio Surname è riuscito a riavvicinarsi, sappiamo che ha molto più passo e infatti ha guadagnato parecchio terreno negli ultimi giri in maniera molto agile. Credo che Fabio Surname abbia fatto una scelta più conservativa in questo frangente, non abbia voluto forzare il guadagno del DRS, che sarebbe comunque arrivato prima o poi il giro successivo, e quindi ha operato una decisione un po' più moderata. Ci vediamo adesso, perché Cesco adesso ci avrà un po'... Forse potrà utilizzare il DRS Cesco, perché davanti c'ha Los Angeles che è doppiato, e adesso stanno arrivando nella seconda zona DRS, dove qua Cesco veramente fatica tantissimo nel cambio di direzione, purtroppo per il danno all'ala che ha, e che molto probabilmente non se n'è neanche accorto perché sta continuamente guidando, anche un po' faticando. Adesso Fabio ha il DRS, Cesco non l'ha preso, però adesso avrà il DRS per difendersi, perché è praticamente sotto al secondo. Intanto mica mai si è preso 3 secondi, c'è un po' di parapiglia qui dietro con piloti che si spostano. Adesso Cesco al DRS, guarda quanto rimangono però vicini adesso questi due, veramente pericoloso. Vediamo
come succede sul rettilineo, tutte e due DRS. Oh mamma mia. E Fabio ci prova, Fabio ci prova, vediamo se riuscirà ad essere abbastanza vicino. Si difende Cesco, offre l'esterno a Fabio che non se lo prende, vediamo se farà una dive bomba all'ultimo. Rimane alle spalle il pilota Haas, dunque continua a inseguire quella che è l'Alpine di Cesco, che rimane leader in questa gara. Non avrà più dal giro successivo l'utilizzo del DRS del doppiato, che adesso si è defilato. Lo avrà qui però, perché il detection point è uno solo in uscita dalla 17, rimane ancora davanti, non si avvicina Fabio, che allora decide forse di risparmiare un po' di batteria ibrida per essere devastante il giro successivo sul rettilineo. Non ha forzato la manovra, agito forse un po' più di intelligenza, è stato calcolatore in questo frangente Fabio, che sapeva della inutilità dell'andare a forzare un sorpasso in quella situazione. Rimane comunque incollato al retroterreno dell'Alpine, che non riesce a scappare, non riesce a guadagnare metri nei confronti di una Haas che rimane incollata al suolo e lo segue come un'ombra in questo Snake, che può essere insidioso soprattutto quando si avvicini a una vettura che ci precede. Ancora avrà il DRS in questo piccolo rettilineo che gli permette di guadagnare quei pochi metri che potranno essere fondamentali poi sul transito, sul traguardo. E adesso ecco che preparerà poi l'insidia nei confronti di Cesco, ma si tratterà probabilmente di un sorpasso molto agevole per Fabio Surname, in quanto potrà usufruire di scia, DRS e batteria ibrida. Simbolano adesso per la 34esima volta in questa gara sul rettilineo principale del circuito del Messico, riesce a prendere qualche metro in trazione all'Alpe Cesco, ma ecco che arriva Fabio Surname, che inizia a guadagnare 3 decimi e mezzo in questo frangente, continua a scendere il cronometro, forse potrebbe essere abbastanza lontano, vediamo se si sposta Cesco. Cesco non si sposta, gli offre l'interno e allora se lo prende Fabio Surname, che è tornato leader nel giro 34, lo prende addirittura in curva 1, chiude quella che è la manovra nei confronti di Cesco, che non oppone grossa resistenza, si riaccoda senza fare troppi complimenti. Vedremo se sarà capace di restituire il giro successivo il sorpasso nei confronti di Fabio Surname e di mantenere soprattutto il DRS rispetto al leader e al matatore della gara di quest'oggi. Vediamo, perché adesso stiamo arrivando nel tratto guidato, quindi Cesco qua fatica, attenzione adesso 6 decimi, vediamo se Cesco riesce a rimanere incollato a Fabio in questo frangente, a superare lo Snake senza difficoltà. Riuscirà a utilizzare ancora la mobile, 8 decimi, 8 e 5, 8 e 8, 9 e 9, veramente limite, limite 1. No, ce l'ha ancora, ma non è abbastanza questo rettilineo per riuscire a riconquistare tutto il vantaggio che ha perso. Fabio sta spingendo come un matto, mamma mia, e se n'è andato Fabio, l'ha rimesso praticamente fuori, probabilmente farà anche il giro veloce Fabio, attenzione. Ha spinto tantissimo Fabio. Infatti. Un primo 19.421, nuovo record in gara per Fabio Surname su Haas, che ha sfruttato il DRS di Lucky Cesco per andare a limare quei decimi necessari a questa prestazione. Ha guadagnato oltre un secondo nel giro di una tornata, qualcosa di incredibile. Abbiamo visto piloti faticare a costruire un gap simile, che sono riusciti a farlo solamente dopo parecchi giri nel tentativo, mentre Fabio Surname lo ha realizzato solamente con un passaggio, qualcosa di incredibile e mostruoso, mentre per Joker gli ruba la migliore prestazione. Però per Joker lo fa su gomma soft, solamente sì, di 2 decimi, un primo 19.2 rossa, tra l'altro molto nuova, fresca, solamente con due giri, un outlap, il secondo è stato proprio il giro che ha determinato la realizzazione del record in gara, quindi sì, ben differente la situazione rispetto ai 9 giri su gomma media da parte di Fabio Surname, che adesso ha eretto una vera e propria muraglia tra sé e Cesco, 2 secondi e 7 il gap in tempo reale tra leader e la seconda posizione. Cesco ha perso 1 secondo e 3 in 2 settori, pensate, la differenza tra questi due piloti è stata abissale, la differenza tra Fabio Surname e tutto il resto della griglia è stata dirompente questa sera. Giove intanto accusa 5 secondi nei confronti del compagno di squadra, e quindi trovano un po' verità quelle che erano le nostre previsioni inizio gara, in cui si vedeva come Cesco potesse avere un po' più di ritmo rispetto agli altri contendenti, e infatti così è stato. Giove ha progressivamente perso terreno nei confronti di Cesco nell'andare, nel evolversi di questo secondo stint, mentre una nota positiva è il vedere Flamino, che ha recuperato molto terreno nei confronti di Giove, era 10 secondi una volta abbandonata la corsia dei box, adesso parliamo di solamente 4 secondi, quindi ha guadagnato ben 6 secondi Flamino. Una volta che ha effettuato la propria sosta, ha comunque un vantaggio di 6 giri sulla sua gomma rispetto a quella che invece è ben più usurata, la media di Giove, parliamo invece di 15 tornate effettuate. Questo probabilmente permette a Flamino di fare una gran differenza, infatti solamente negli ultimi 30 secondi ha guadagnato altri 5 decimi. Sto guardando anche il lap timing per Cesco, è un rischio perché adesso ha 5 avvertimenti, il prossimo sono 3 secondi e quindi sarebbe praticamente dietro a Giovi. Adesso per il momento è ancora davanti con Flamino, sì, come dici te, sta guadagnando di nuovo 3 e mezzo, mentre ci siamo un attimo fermati qua dietro con Michemai e Tia Prince, che sono dei giri
che rimane incollato al pilota della Red Bull, ma non attacca. Sono tutte e due con 3 secondi di penalità, anzi forse Tia ne ha, no, Tia ne ha 3 e anche Tia è a rischio di 6 secondi. Mica mai invece ha ancora 2 avvertimenti da prendere se dovesse prendere i 6 secondi. Poi per il momento questi due, diciamo, rimangono un po' a trenino. Flaminio comunque continua a guadagnare 3, adesso 2, 2-9, 2-9 Luca Flaminio, sta veramente guadagnando 3-1. Vado a vedere anche i tempi. Flaminio ha girato in 21, 21, 24, mentre Giovi negli ultimi due passaggi, mentre Giovi ha girato in 21-2, 21-1. Ancora Giovi, l'ultimo passaggio di Flaminio adesso 20-0, ha guadagnato un secondo pieno Flaminio nei confronti di Giovi. Flaminio con queste gomme medie sta seminando il panico. Giovi dovrà veramente iniziare a pensare a delle misure per respingere Flaminio, ma credo che ne abbia veramente poche a disposizione adesso. Il pilota Alpine che avanzava 10 secondi, come dicevamo, una volta effettuato il pit stop di Flaminio, questi 10 secondi sono stati praticamente polverizzati da un ritmo gara impressionante da parte di Flaminio, che riconferma l'ottenimento di una seconda posizione in qualifica, che non è arrivata per caso, ma ovviamente frutto di un passo e una competitività assurda anche da parte di Flaminio. Il pilota molto in forma, lui che ormai è un frequentatore assiduo della Master, sono un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, che il pilota compete nella categoria regina, ottenendo anche talvolta svariati podi, ma un numero molteplice di podi nel corso delle varie stagioni, quindi sicuramente è encomiabile quello che è il rendimento di Flaminio. Mentre rimango in attesa del pit di G-Sport, che sono 36 giri che ha percorso su questa gomma media. Non so se Jay stia pensando di effettuare una singola sosta, perché a questo punto sembra essere andato forse un po' troppo in fondo. Non so cosa ne pensi, Simone. Beh, secondo me adesso sta un po' tirando un po' troppo, però adesso vediamo, perché lui continua, penso che ne farà altri 5-6 per poi mettere la media, ma è un rischio perché, cioè, non lo so, sostanzialmente potrebbe essere una buona idea, come potrebbe essere una cattiva idea, però ricordiamo che qua siamo in pre-season e io, conoscendo il buon Jay, io so che lui queste gare le prende, diciamo, per sperimentare, ecco, per studiare un po' le gomme, per poi in vista del campionato saper fare la strategia giusta, perché lui di solito non fa queste cose in campionato, le fa soltanto in gare che, diciamo, non è che non c'entrano niente, però le pre-season principalmente sono per passo gara, quindi lui sta studiando il passo gara con questa hard tranquillo e vediamo poi con la media se riuscirà poi a riguadagnare i decimi che sta perdendo in questo momento. E intanto Flaminio è vicinissimo a Giovi, 1 secondo e 0, credo che abbia adesso ottenuto il DRS per la prima volta Flaminio, non lo aziona in questo piccolo rettilineo, lo azionerà però dall'inizio del prossimo tratto da percorrere con l'acceleratore spalancato, l'inizio del giro numero 39, ed eccolo Flaminio che ha già messo nel mirino Giovi, che sarà praticamente incolume, sarà indifeso rispetto a quelle che saranno le insidie mosse dal pilota Ferrari. Escono entrambi tutti e due in parata dalla curva 17, Flaminio e poi Giovi che lo precede, spalancherà adesso l'ala mobile Flaminio per tentare il sorpasso sfruttando una maggiore velocità di punta. Vedremo se si difenderà Giovi, se renderà la vita complicata al pilota Ferrari. Invece lascia la porta completamente spalancata Flaminio, allora non fa complimenti, chiude il sorpasso prima di toccare i freni, si rimette davanti in terza posizione, a podio al momento per il pilota Ferrari. Adesso sì che inizia il ruolo più difficile, forse quello di scrollarsi di dosso, quello di respingere oltre il secondo la vettura di Giovi. Missione veramente molto complicata qui sul circuito dell'autodromo Hermano Rodriguez, l'abbiamo visto fare con relativa facilità Fabio il surname, ma parliamo di tutto un altro confronto tra Fabio e Anlaki Cesco. Comunque Flaminio ha dalla sua parte una freschezza maggiore delle proprie gomme e che quindi potrebbero in qualche modo contribuire alla realizzazione di questa piccola impresa per garantirgli poi una seconda fase di gara più tranquilla. Sì, vediamo, perché oltretutto c'ha anche 6 giri di gomma fresca rispetto a Giovi, quindi probabilmente è stato anche questo il motivo per cui stava guadagnando nei confronti del pilota Alpine, e anche probabilmente anche questo è il motivo per cui Fabio sta anche andando via nei confronti di Cesco, addirittura a 7 giri di differenza rispetto al pilota Alpine, ovvero Cesco. E tutto sommato comunque Cesco sta tenendo distanza, vediamo adesso se Flaminio riuscirà a guadagnare i decimi su Cesco, perché uno c'ha 20 giri, l'altro ne ha 13 giri di gomma, e quindi sostanzialmente vediamo se la gomma fresca farà la parte del leone oppure... Ecco Ali, ho parlato di Cesco, ha preso 6 secondi, vabbè, non parlo più, non devo più parlare perché sennò succedono brutte cose, ecco.
E io starei anche attento ai gap tra Flaminio e Cesco. Intanto Flaminio è riuscito a guadagnare un secondo su Giovi, quindi Giovi è escluso dal DRS. Però guarderei con attenzione quella che è l'evoluzione del gap tra Cesco e Flaminio, perché sono 3 secondi e mezzo adesso, potrebbero scendere, credo che fosse un distacco maggiore in precedenza, quindi Flaminio potrebbe guadagnare non solo su Giovi come ha fatto in maniera così eclatante, ma anche su Cesco, quindi sicuramente è acceso anche il confronto per la seconda posizione, ovviamente tralasciando proprio i 6 secondi che ha accumulato il secondo pilota alpin. Quindi oltre alla penalità che incombe sulla testa di Cesco, bisogna anche valutare poi il confronto in pista, che al momento sta dando ragione a Flaminio, perché si attesta a 2 secondi e 9, quindi 4 decimi guadagnati solamente nel secondo settore. La differenza tra le due gomme adesso è abissale, e soprattutto sarà, farà da ultimo ago della bilancia il secondo e ultimo pit stop che andranno ad affrontare i vari piloti, ovvero la saper scegliere con precisione quello che sarà il giro adeguato per andare a effettuare l'ultima sosta potrebbe fare veramente la differenza nel confronto. Joy Box. Ed adesso arriva Giovi cerca l'undercut nei confronti. Rossa! Mette la rossa? Credo fosse un errore da parte di Giovi. Sì, andare a fare un'altra sosta almeno per andare fino in fondo con la rossa. Sì, perché cioè, sono 30 giri da fare con la rossa. È già un miracolo farli con la gialla, figurarsi con la rossa. Però secondo me o ha sbagliato oppure vuole fare un'altra sosta per un'altra rossa nel finale. Chi lo sa, però 30 giri la rossa non li fa, massimo ne fa 10/12, ma 30 assolutamente scordatevelo, perché è troppo tiratissimo. Questo forse era una decisione premeditata da parte di Giovi, perché lui in qualifica aveva messo a segno solamente un tentativo, poi è stato un tentativo clamoroso che seppur un paio di sbavature gli è comunque valso la terza posizione, ha risparmiato svariati terreni di gomme rispetto ai propri avversari e quindi potrebbe aver già previsto l'effettuare due soste in più rispetto ai propri rivali per montare la rossa e cercare di essere molto veloce nelle fasi finali, guadagnare il tempo perso ai box e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile andando a percorrere questa strada che è un po' controcorrente, ma anche Cesco lo segue. Cesco segue i box, vedremo se andrà a seguire. Anche lui rossa, e cambia l'ala adesso Cesco. Quindi Cesco andrà a rimanere ai box per una quantità di tempo maggiore, però potrà puntare nuovamente su quella che è la piena efficienza della propria vettura, va a ricalcare la scelta di Giovi, forse andando a far prevedere, a far pensare che fosse concordata la decisione del duo Alpine di andare su gomma rossa per le fasi finali di gara, mentre Giovi in questo istante supera il TFS facendo valere proprio anche quella che è la differenza di mescola e soprattutto anche la differenza di usura tra i pneumatici, e Cesco invece esce alle spalle della McLaren, non potrà utilizzare il DRS anche perché è troppo distante, soprattutto perché in uscita dai pit non è presente il detection point, probabilmente verso la fine di questo giro riacciufferà la vettura del TFS e potrà anche lui andare a riappropriarsi della quinta posizione, mentre vediamo come J-Sport sia rientrato, l'abbiamo visto, forse ce lo siamo perso Simone? Sì, è entrato adesso in box, è uscito, ha messo gomma gialla e adesso ha superato penso Pier Joker, sì infatti è lui che è un doppiato, quindi vediamo adesso il passo di DJ, perché è molto importante, perché Giovi e Cesco adesso avranno un passo veramente mostruoso, quindi si allontaneranno, però si dovranno rifermare per montare un'altra rossa, quindi vediamo un attimo dove si piazzerà Jay, anche se riuscirà anche a guadagnare i decimi che, come avevo detto in precedenza, vediamo se riuscirà a riguantare qualcosa. Intanto Flaminio 9 e 7 nei confronti di Fabio Sorname, che sta letteralmente guidando con il braccio fuori dal finestrino, giro veloce per Giovi, 19 e 1, vicino a quello che è la prestazione di Per Joker, che aveva fatto siglare un 19 e 2, però con DRS credo l'utilizzo di giro di Per Joker, mentre Giovi non ha avuto questa possibilità, se non credo forse per no, l'ha usato il DRS, aveva Sartia Prince, quindi molto probabilmente sì, ha utilizzato il DRS per fare il giro, però non lo so, vediamo. Magari Pier Joker ha tirato anche tutto l'ERS, possibile, però Giovi ha utilizzato l'ala mobile.
mentre Cesco è riuscito anche lui a sopravanzare il Tia Prince, quindi si è portato in quinta posizione come avevamo previsto ed è molto vicino a Giovi. Nonostante il cambio dell'ala, Cesco ha perso sì la posizione rispetto al compagno di squadra, ma comunque è nelle vicinanze del DRS, è praticamente appena al di fuori del riferimento fissato per l'utilizzo della mobile. Bandiere già nel secondo settore, vediamo qual è, qual è che il pilota che dovrebbe essere doppiato. Sì, dovrebbe essere infatti penso per Joker, perché ha fatto passare il due alpino che stava arrivando come una freccia indiavolata. E adesso Giovi si trova davanti un altro doppiato. No, è Mike Mai quello davanti, è Mike Mai che è in gara. E adesso utilizzare il DRS Giovi per passare Cesco, risponde subito con un giro mostruoso 18,5 rispetto al 19,1 di Giovi di prima. E Cesco non ha utilizzato l'ala mobile, non l'ha utilizzata per niente qua. Quindi Cesco forse è riuscito a usarla sul Tia Prince, ma non ne sono sicuro. Quindi probabilmente forse il giro è arrivato solamente dalle proprie potenzialità, che ha tutto un altro peso. Forse però principalmente Cesco, comunque abbiamo visto adesso che ha guidato praticamente per una quarantina di giri con l'ala rotta, anzi per una trentina di giri con l'ala mezza rotta. Adesso con la gomma addirittura più fresca, più forte, la soft, con l'ala riparata, sicuramente ha un'altra guida più sicura, più stabile, e quindi potrà sfruttare tutto il suo potenziale. Adesso è riuscito a sopravanzare Mike Mai che era sì in gara, però la strategia di Mike Mai deve essere ancora ultimata, infatti manca ancora una sosta alla pilota Red Bull. Vediamo se Cesco riuscirà a superare senza perdere ulteriore tempo quella che è la vettura di Mike Mai, che va lunga in uscita a curva 12, quindi potrebbe facilitare il sorpasso di Cesco, che arriva dunque, si piazza in quarta posizione immediatamente alle spalle del compagno di squadra, perso circa 3 decimi in questo sorpasso Cesco, che però potrà recuperare abbastanza agilmente nelle prossime fasi della gara. Infatti si riporta subito a 1-2, mentre Mike Mai rimane arpionato per pochissimo forse al DRS di Cesco, potrà spalancare l'ala mobile per questo rettilineo. Infatti è così, Cesco riguadagna ancora marginalmente nei confronti di Giovi, 1-1. Credo che dal prossimo giro Cesco potrà invece andare a insidiare e impensierire quella che è la gestione vera di Giovi, che allora si troverà a dover confrontarsi con il proprio compagno di squadra. Eia, 9 secondi. 9 secondi, e qui diventa veramente durissima. Qua è praticamente impossibile su Cesco, perché se andiamo a fare un breve calcolo, J-Sport si trova a circa 15-16 secondi alle spalle di Cesco, poi però vanno tolti questi 9 secondi, quindi virtualmente J-Sport si trova solamente a 7 secondi di ritardo da Cesco, e con un'altra sosta da andare ad effettuare per il pilota alpino, che diviene veramente molto molto complicato andare a prendersi la posizione su J-Sport, che quindi sarebbe da considerare in maniera provvisoria davanti al pilota in quarta posizione, mentre è ancora tutto da vedere, a decidere quello che è il confronto con Giovi, mentre ancora bandiere gialla nel secondo settore. Credo che il motivo sia sempre più o meno lo stesso, ovvero una facilitazione da parte dei doppiati a coloro che invece sopraggiungono a Pinigi. Ma Cesco il 9 secondi li ha presi in un punto praticamente diciamo comune in qua in Messico, l'uscita della di curva 3. Adesso andrà ad attaccare Giovi, quindi io ne so qualcosa, perché a quel punto lì, quando tu ti allarghi tantissimo proprio per evitare di perdere la macchina, vai largo oltre il cordolo e ti dà l'avvertimento o la penalità, dipende ovviamente da quanti avvisi c'hai, e quindi è normale. Però intanto è ancora in gara, ha passato adesso Giovi, vediamo adesso se andrà ad aiutare il suo compagno di squadra, di cucire intanto il distacco da Flaminio, che diciamo sono 14 secondi, e Flaminio si deve ancora fermare per mettere secondo me l'hard, però adesso vediamo come guideranno il due alpin qua. Giovi sembra aver accusato il colpo, infatti ha già perso 8 decimi nei confronti di Cesco. Vediamo se riuscirà a rimanere abbastanza vicino a Cesco per almeno sfruttare il DRS per quel breve tratto di rettilineo. Si trova ancora circa gli 8 decimi nell'ultima rilevazione cronometrica, sembra reggere più o meno il confronto, mentre per Joker si ritira. Attenzione, questo è il motivo che vengono sventolate le bandiere gialle, mentre al limite col DRS Giovi. E box per Joker, sì, Giovi al limite col DRS, però ce l'ho ancora 7 decimi, 8 decimi. Vediamo qui lungo di Cesco in frenata ancora, però poi esce anche un po' forte, probabilmente anche per la trazione. E adesso ancora Giovi all'ala mobile, e intanto 12 secondi e mezzo con Cesco, che addirittura ha fatto il giro più veloce ancora, migliora la sua prestazione. E sto ancora guardando nel light timing, ancora 9 secondi con ancora 0 avvisi, quindi adesso per il momento sta guidando tranquillamente. Poi magari lo vedremo di nuovo con altri avvertimenti, speriamo di no.
perché sennò andrebbe a peggiorare ancora di più la situazione. Tra l'altro ha fatto il giro record con un errore nella zona dello stadio che sicuramente gli sarà costato un paio di decimi. Dunque il passo di Cesco è veramente invidiabile, ovviamente se confrontato con quello di Fabio Surnaim troviamo una sfavore per il pilota alpine, ma comunque ha dimostrato di avere un passo gara altamente competitivo e Cesco è riuscito a superare il Tia Prince, credo, sì, sì. Proprio qualche istante fa. Dunque si porta in sesta posizione Cesco, non è stato nemmeno ostacolato in maniera così impattante dalla permanenza del pilota McLaren, quindi prosegue senza intoppi quello che lo sviluppo che deve essere piuttosto preciso da parte degli esposti della sua gara. Non si può permettere errori nelle sprovature, perché avendo effettuato una strategia, una sosta, non può né compromettere lo stato delle sue gomme né perdere troppo tempo dietro a piloti che devono ancora ultimare la propria strategia. Sì, assolutamente. Intanto ringraziamo ancora dalla chat Angelo Meloni per il follow, grazie tantissime, siete tantissimi questa sera che si stanno guardando questa gara delle pre-season. Non oso immaginare poi in campionato, perché in campionato veramente ci sarà veramente da divertirsi. E noi non vediamo l'ora, io non vedo l'ora nemmeno io che sono un pilota. Più che altro non so se poi vedrà l'ora anche il buon Marco Lucconi per quanto riguarda i giri richiesti, tanti altri. Quindi sarà un botto di divertimento. Quest'anno veramente sarà da farci divertire tantissimo nelle nostre quattro categorie. Quindi i campionati dovrebbero iniziare verso inizio ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo, però intanto ci sono queste pressioni che ci stanno facendo divertire, caro Matteo. Precisano ovviamente che è sì un test per i vari piloti per decretare un po' quelle che saranno le griglie delle varie categorie, quindi Prime, Sport, Master e così via, però è comunque un'occasione per i piloti per mettersi in risalto, per dimostrare il proprio potenziale, per guadagnarsi ovviamente posti soprattutto nelle categorie più ambite. Sì, regina, sì. Quindi comunque diventa un ottimo palcoscenico, a non trascurare poi ovviamente la Sport che vanta piloti del calibro di Shumi Legend, che ha vantato Tals fino all'anno scorso, sì. Poi è passato in Master League al 100%, ma anche Tals è stato campione della Sport League proprio l'edizione precedente a quella vinta poi da Shumi Legend. Mentre ci involiamo per il giro 49 con una situazione praticamente rimasta cristallizzata, un Giovi che è riuscito ad aggrapparsi e rimanere praticamente incollato a questo DRS che rappresenta la sua unica salvezza al momento, sempre nel limbo per perderlo o per rimanere all'interno di questo fatidico secondo. Alla fine sembra sempre riuscire nel proprio intento il pilota alpine, che sta spalleggiando il compagno di squadra, si stanno trainando a vicenda l'un l'altro quando hanno praticamente una omogeneità delle strategie, solamente che Cesco, come abbiamo già ripetuto, ha questi 9 secondi che gravano sulla sua testa e che quindi andrebbe poi a consegnare comunque la posizione al compagno di squadra Giovi. Mentre Miche Mai ovviamente con queste gomme medie ha perso veramente un'infinità di tempo nei confronti del dual pin, giusto 2 giri dopo che ha subito il sorpasso. Credo che stia perdendo una quantità di secondi incredibile al giro. Beh, 22 giri di gomma media considerando le gomme soft di questi due, è talmente tanta la differenza di misura, e quindi è normale che Miche Mai non riesca ad andare. Tra l'altro poi sta anche arrivando J Sport di gran carriera, adesso 3 e mezzo, prima di sapere di 4 secondi e 1, adesso 3 e 3, quindi fa veramente tanta differenza la gomma nuova. Mentre intanto Cesco è riuscito a riprendere un altro doppiato e utilizza il DRS per riuscire a riguantare qualche decimo in più nei confronti di Flaminio. Vediamo che però comunque il doppiato non si sposta, il doppiato dovrebbe essere una tra Fede Carte e Leutz. Da un po' fastidio in frenata, infatti Leutz, infatti Cesco ancora rimane dietro, non si capisce se Ricky Bizzo o Cesco. Andiamo a vedere subito, è Fede Carte. Si sposta, sì. Si sposta, lascia passare Cesco, lascia passare anche Giovi che ha guadagnato ulteriore terreno, adesso stabilmente intorno al mezzo secondo di distanza rispetto a Cesco che ha guadagnato comunque nei confronti di Flaminio, erano 7 secondi alla fine del giro numero 49, al termine del primo settore parliamo di 5 secondi e mezzo, quindi una differenza ampiamente a favore di questa gomma soft come era prevedibile, mentre anche G-Sport si dimostra implacabile nei confronti di Miche Mai, un secondo e 3 guadagnati anche lui nei primi 2 settori, mentre arriva anche un'ulteriore penalità per Fede Carte, 3 secondi per ammonimenti multipli, credo che sia la seconda che viene assegnata alla pilota in 12esima posizione. E mentre torna in box Fabio Surnaim, è arrivato il momento di montare la gomma a spalla bianca, dunque andare a soddisfare i requisiti rossa, invece almeno un cambio gomma box per Fabio Surnaim, rossa
rossa per andare fino in fondo. 20 giri sulla rossa sono parecchissimo. Forse si può fare. Forse si possono fare adesso con un carburante scarico. Intanto dovrebbero passare, infatti passano Cesco e Giovi davanti, ti prendono il vantaggio. E adesso attenzione, sarà interessante vedere se Giovi farà la spalle grosse a Fabio Sorname non appena rientrerà sotto. Occhio perché in questo momento stava arrivando anche J-Sport nei confronti di Michele Mai, che si ferma adesso ai box e monta anche lui la gomma rossa. Quindi secondo me 20 giri adesso con carburante scarico si possono fare, ma prima 30 giri penso che Giovi e Cesco si dovranno di nuovo rifermare. Però non credo che arriveranno in fondo loro due. Giovi e Cesco si dovranno rifermare e adesso andranno a calcolare in maniera provvisoria, precaria, soprattutto quello che sarebbe eventualmente la posizione di rientro in pista di Cesco e Giovi se andassero a effettuare il pit stop all'interno di questo giro. Sarebbero comunque dietro agli Sport, ma di soli 4 secondi, quindi comunque un gap veramente insignificante, possiamo definirlo così, se dovesse essere confrontato con la prestazionalità delle gomme. Difatti J-Sport ha comunque delle gomme medie vecchie, per così dire, di 9 giri, mentre Cesco e Giovi avrebbero una gomma soft nuova, quindi con nessuna tonata proprio carico, e questa situazione andrà ovviamente peggiorando per J-Sport, che arriverà al traguardo con 29 giri percorsi su questa gomma media, mentre Cesco e Giovi andranno a percorrere circa 15 giri sulla gomma rossa. Dunque sì, il confronto sarebbe abbastanza agevole per il dual pin, che almeno sulla carta non dovrebbe avere problemi nell'andare a sorpassare J-Sport. Mentre momentaneo bandiere già nel secondo settore, non vediamo nessun cambiamento nelle posizioni in classifica, quindi probabilmente si tratta è una Mercedes di Los Angeles che ha lo snake, si è girata e sta procedendo in maniera un po' lenta, o che magari si è buttata fuori per far passare le vetture, però è proprio lui. Eccolo che rientra Los Angeles, non vedo danni a carico della propria vettura, magari sono avvenuti sul foto, comunque anche lui non ha inficiato in alcun modo quello che è la danni. Posizione della propria menoposta. Fabio Sorname intanto ha dimezzato il distacco nei confronti di Giovi, è riuscito con 4 secondi e 6 della pit lane in ritardo rispetto al pilota Alpine. Dopo solo un giro percorso su queste gomme soft ha già guadagnato 2 secondi e 6, quindi si preannuncia uno scontro praticamente senza alcun tipo di confronto, senza alcun tipo di possibilità per rispondere da parte di Giovi e di Cesco, che dovranno semplicemente concedere strada a Fabio Sorname, che arriverà con una furia alle proprie spalle. Sicuramente il leader, l'ex leader della gara su AS, non si sport 3 secondi. Box per famiglia intanto, e penalità 3 secondi per J-Sport. Questa è una penalità che non si vede spesso. Intanto giro veloce per Fabio Sorname in primo, 17.618, un secondo e 3 più veloce rispetto al precedente record fissato da Lucky Cesco, che anche lui aveva stabilito senza DRS, proprio come nel caso di Fabio Sorname all'interno di questa tornata. Anche Famiglia va a soddisfare i requisiti di gara, monta anche lui la soft per quello che è l'ultimo spunto di questo Gran Premio di Città del Messico. Sfila davanti a sé la vettura di J-Sport, ma sarà una resistenza veramente molto complicata quella da parte del pilota Mercedes, praticamente impossibile, perché Flaminio metterà molto velocemente in temperatura queste gomme soft, non avrà grossi problemi nell'andare a prendersi la posizione nei confronti di un J-Sport che avrà una condizione dei pneumatici molto peggiore rispetto a quella dei suoi rivali nelle fasi finali di gara. Mentre Fabio è definitivamente arrivato alla corte di Giovi, vediamo se riuscirà a prendere la posizione nell'immediato, magari subito dopo lo snake, se vuole forzare la manovra non ha ovviamente bisogno di andare a ricercare con estrema sagacia questo sorpasso, ma potrebbe farlo. Infatti si pianta all'interno, gli dà strada a Giovi, che non oppone grossa resistenza. Allora lascia sfilare quello che è stato il mattatore di giornata, il pilota incontestato, non c'è mai stata partita, e gli altri che non hanno messo mai in difficoltà quello che è stato il rendimento di Fabio Sorname, che si prepara a prendere un'altra posizione nei confronti di Lucky Cesco, promosso nuovamente a leader, spalanca il DRS in questo caso Fabio Sorname, che allora potrà puntare su di una maggiore velocità in fondo al rettilineo. Si difende provvisoriamente qui, occhio, ma lì davanti c'è una McLaren che dà fastidio a Fabio Sorname. Vediamo se riesce a schivarsi quello che sia la McLaren di Kaiser, ma in questa circostanza per le prese con un doppiato, e mentre Fabio Sorname è stato insidiato ancora una volta da Lucky Cesco, che ha approfittato di questa dinamica ovviamente molto scomoda, ovvero il doppiato e poi la McLaren anche lì davanti, che hanno un po' messo i bastoni fra le ruote a Fabio Sorname, che si è trovato molto in difficoltà. Alla fine può tirare un sospiro di sollievo perché Cesco non riesce ad approfittarne, e invece riesce a blindare la prima posizione Fabio Sorname, che si appropria della leadership, e adesso sarà praticamente una cavalcata fino alla bandiera a scacchi per lui. Eh sì, davanti ci sono le vetture di Patrick Speer e di Kaiser Matte, che danno un po' di fastidio
ai piloti, soprattutto in questa fase. Cesco avrà ancora il DRS perché davanti a Patrick Hillsbury, che li potrà aiutare a utilizzare il DRS, ma anche Fabio potrà utilizzare il DRS in maniera ottica. Qui Fabio l'ha utilizzato, Cesco potrà utilizzare ancora l'ala mobile nel questo passaggio e Fabio non potrà utilizzare niente se non batteria ibrida. Però adesso un secondo e sei, e poi Fabio veramente con la gomma fresca sta veramente andando via in una maniera incredibile. Adesso due secondi addirittura, cioè veramente incredibile. Adesso vediamo se Cesco riuscirà a guadagnare qualcosina, ma non credo, con Kaisermat che è rimasto nella scia di Fabio col DRS e anche gomma fresca Kaisermat, c'ha la rossa nuova Kaisermat di un giro, mentre Fabio ne ha 4. Quindi è per questo motivo che Fabio riesce, Kaisermat sta tenendo il passo un pochino di Fabio. Sicuramente la premessa di Kaisermat comunque permette di utilizzare il DRS e guadagnare il mercato terreno, anche se Kaisermat si trova praticamente nella terra di nessuno, 26 secondi in ritardo rispetto al pilota più vicino, si tratta di Best Fa su Red Bull, mentre Giovi ha perso il DRS di Lucky Cesco e soprattutto Camilla è riuscito a superare gli Sport, l'ha fatto praticamente il giro precedente, mentre vediamo un confronto in questo caso tra Michemai e Yelte Prince, The Prince che cerca di andare a riappropriarsi di questa sesta posizione che gli è stata tolta proprio da Michemai. Ovviamente il confronto vede una netta prevalenza da parte del pilota Red Bull, anche perché può sfruttare queste gomme soft che sono nel pieno della loro vita e che quindi offrono una prestazione al momento non replicabile da parte della McLaren di Delta Prince. Intanto anche qui un piccolo gruppetto di piloti all'interno della zona dello stadio, credo che si tratti proprio del gruppo dei piloti Alpine, sì, che sì, vede ancora far posto Box Giovi, era prevista la trasposta di Giovi, ha praticamente per questo 15 giri con queste gomme rosse, quindi andrà a effettuarne altrettanti per il quarto ed ultimo stint di questo Gran Premio. Probabilmente Cesco rientrerà il giro successivo per evitare l'undercut da parte dei compagni di squadra, anche se Cesco comunque questi 9 secondi che pesano come un macigno su quella che sarà la sua prestazione sicuramente concederà la posizione al suo compagno di squadra Giovi, e bisogna stare attenti anche al confronto con Flaminio, anche se Cesco poi andrà a montare gomma rossa 9 quindi guadagnerà terreno, ma dubito che riuscirà a riguadagnare terreno a sufficienza per mantenere la posizione su Flaminio. Beh, vediamo perché la sosta è un po' lunga, Cesco ha 14 secondi di vantaggio nei confronti di Flaminio, poi con gomma nuova dovrebbe ritornare sotto subito, però vediamo, staremo a vedere, non lo so se poi magari ce n'avrà il tempo per scappar via e per riuscire a staccarsi da Flaminio nei confronti di J-Sport, però avrà una gomma sicuramente molto più forte per riuscire ad agguantare la sua posizione che in questo momento sta occupando, ovvero la seconda, per poi riuscire magari a riprendersela dopo la sosta ai box. Vediamo se mette la freccia Cesco, infatti sì, e rientra ai box. Eia, mamma mia che velocità, come è entrato anche a Fulminio, è entrato anche il giro precedente, ha sfruttato ogni singolo metro di frenata per evitare di perdere tempo nell'ingresso della pit lane, entrambi sono andati al bloccaggio delle ruote anteriori, e mette ovviamente gomma rossa a Cesco e viene segnato al momento come in terza posizione, ma devono ancora sopraggiungere G-Sport e Giovi, sicuramente sarà lì con Giovi e Cesco, infatti viene sopravanzato anche da G-Sport in questo caso, vediamo dov'è Giovi in queste circostanze, sicuramente sul rettilineo principale del Messico, infatti sono lì alla gomma ovviamente più calda, qui Giovi è davanti momentaneamente Cesco, vediamo se riesce a resistere al sorpasso del compagno di squadra che rimane alle spalle, quindi undercut che non ha avuto successo questa volta per Giovi, che si deve riaccodare e rimanere in quinta posizione, mentre è riuscita quella che è stato un overcut forse un po' poco aspettato da parte di Cesco, che mantiene posizione nei confronti del compagno di squadra, paga 4 secondi nei confronti di G-Sport, 4 secondi che probabilmente saranno guadagnati nel giro di poco tempo da parte del Duo Alpine, e che andrà a prendersi la posizione nei confronti della Mercedes. Posso dirti anche una cosa che probabilmente può centrare, loro sono, oltre ad essere compagni di squadra, sicuramente saranno anche in parte insieme perché loro si conoscono, quindi molto probabilmente uno ha detto ok, mi fermo adesso io, poi ti fermi dopo tu, quindi si saranno messi d'accordo e si saranno messi anche d'accordo sul fatto di chi sta davanti adesso e farà ritmo. Comunque attenzione, perché il distacco tra J-Sport che è là è di soli 3 secondi e mezzo, e poi c'è un distacco probabilmente di 4 secondi nei confronti di Flaminio, di altri 5 secondi. Vediamo se Cesco riuscirà comunque ad agguantare la posizione assieme a Giovi, sia di J-Sport che di Flaminio, però adesso vediamo, sono 13 giri, sono ancora lunghi,
però ce n'è di tempo per riuscire a guadagnare. Mancano ancora circa 14 giri fino alla spedizione, sì, della maniera scatta. È stato iniziato adesso il giro numero 58, da notare poi il distacco colossale e il vantaggio che ha saputo raccogliere e accumulare Fabio Fornini nei confronti di Flaminio, 18 secondi edificati dopo la sosta che è avvenuta 7 giri o solo, mentre dimezzato ancora una volta il distacco tra Gesport e Cesco. Nel giro di una tornata questa gomma 7 è ovviamente implacabile e Cesco e Giovi hanno necessità di andare a spingere per riguadagnare quello che è stato il tempo perduto nelle due soste effettuate per montare successivamente la gomma rossa. Continua il trend di guadagno nei confronti della TV14 che ovviamente non può replicare le prestazioni messe a segno in questo momento né da Cesco e da Giovi, mentre nelle retrovie credo che la situazione sia abbastanza tranquilla, non vedo atleti che sono coinvolti in duello, nessuno all'interno del DRS di altri piatti, è abbastanza congelata la situazione spalle, mentre forse qui ho visto un leggero lungo di Cesco che mi ha tapito, forse più volte abbiamo visto andare lungo in quella zona di Cesco che deve gradire poco, forse è un setup che non gli permette di sfruttare il massimo potenziale della prima posta in quella zona del tracciato, mentre sono a un secondo e due adesso, quindi hanno guadagnato un ulteriore secondo e mezzo nell'ultima tornata che gli permette di azionare il DRS, forse a partire dal rettilineo che segue lo dopo snake, e dopo probabilmente dal giro, giro successivo probabilmente anche per prendere la posizione nei confronti di Gesport, magari tentare di forzare la manovra e obbligare alla cessione della posizione il pilota Mercedes. Jay tra l'altro sta lampeggiando, infatti lo si vede che sta lampeggiando, quindi non ha più ERS e quindi sarà ancora più agevole il sorpasso di Cesco. Attenzione perché Cesco, l'ho rivisto nel timelapse del nostro forum, che ha 12, cioè ha 11 avvertimenti, quindi il prossimo saranno 12 secondi di penalità. E adesso si trova davanti Jay Sport allo Snake, mamma mia quanto va piano, mamma mia, ha dovuto inchiodare per evitare il contatto. Ti apri in salto 3 secondi, vediamo qui se lo passa con scioltezza oppure aspetta al prossimo rettilineo. No, subito! Subito dentro, ecco il Cesco che prende posizione, spinge fuori anche Gesport, che sponda fuori le prove in pista, passa anche Giovi che ne approfitta allora, qua una mossa di forza da parte di Cesco che forse si scoda ancora in uscita dalla 17, grosso rischio di Cesco che ha rischiato di buttare la macchina a muro, riesce fortunatamente a mantenere in pista la sua Alpine, e comunque è stato forse... si aspettava che Gesport gli concedesse con più facilità la posizione a Cesco, che quindi ha considerato come se fosse già stappo alle spalle il pilota Mercedes e ha percorso la normale traiettoria di gara. Non si è reso conto che poi Gesport non aveva ancora alzato bandiera bianca, era rimasto mezzo affrontato ed è stato trascinato fuori dalla pin di Cesco, poi ha conseguito anche il sorpasso da parte di Giovi. Dunque sono ancora l'uno consecutivo all'altro, il duo Alpine si snodano insieme lungo le strade del circuito del Messico, pagano adesso 8 secondi e 4 nei confronti di Flaminio che è riuscito a ridurre anche di un secondo e mezzo il suo gap nei confronti di Fabio Fornini, rimane comunque a una distanza veramente molto pronunciata quella dal leader della gara e sarà durissimo adesso per Cesco però riuscire a guadagnare terreno nei confronti di Gesport, ha la necessità di andare a guadagnare per il momento 9 secondi, potrebbero diventare ben presto 12 se dovesse accumulare un altro avvertimento, infatti come hai ricordato tu Simone ne ha ben 11 il suo carico fino a pochi istanti fa. Sì, assolutamente, adesso però bisogna vedere se questi due ne avranno per prendere Flaminio. Mi sembra chiaro che probabilmente si potranno soltanto avvicinare, ma poi attaccare invece no. Mamma mia, ancora Cesco, che problemi in uscita di questa curva. Ancora bandiera gialla nel terzo settore. Intanto Giovi sicuramente andrà ad attaccare, probabilmente era un doppiato con questa bandiera gialla. No, continua ad esserci. È una Mercedes, dovrebbe essere ancora quella di Los Angeles, perché J-Sport è dietro di loro. Giovi addirittura... si è passato adesso Giovi Cesco col DRS e quindi si riporta in terza posizione lui. Vediamo se adesso lui farà il ritmo per riuscire a riportare il duo Alpine almeno vicino a Flaminio, cosa che secondo me sarà un po' difficile. Molto complicato andare a recuperare Flaminio, soprattutto anche per quanto mostrato dal pilota Ferrari quest'oggi, un passo veramente invidiabile, credo secondo solo a Fabio Zornin, molto simile a livello di prestazioni con quello che è stato il ritmo espresso da Cesco. Cesco poi che ha subito questa sanzione, queste multiple sanzioni da parte della direzione gara per gli infrangimenti, l'infrazione essenzialmente di quelli che sono i limiti della pista che fanno tanto parlare ultimamente negli ultimi anni e che è molto facile raccogliere qui all'interno del tracciato del circuito del Messico.
classico. Comunque sfilano sempre in parata i due protapine, mentre G-Sport ha perso 4 secondi solamente sull'ultimo giro. Simone, quello che abbiamo visto probabilmente da questa gara, almeno è la prima gara che commento su Formula 1 2023, è che la differenza di prestazioni tra le gomme, tra una gomma nuova e tra una gomma usata, è veramente devastante, forse molto più pronunciata rispetto a quanto non accadesse nelle edizioni precedenti del gioco. E sicuramente questa sarà una tematica centrale nella stagione regolare di quest'anno. Sì, sarà interessante vedere anche le strategie, le gomme, tutto, perché è molto diverso rispetto all'anno scorso, e quindi ci sarà tanta carne al fuoco nelle quattro categorie, sia Prime, dalla Prime fino alla Master ce ne sarà veramente, ne vedremo sicuramente di tutti i colori. Sarà ovviamente da vedere dove saranno messi questi piloti, però primi quattro principalmente, cioè anzi primi cinque sicuramente li vedremo nella categoria regina. Mo dico questa cosa qua, perché io là davanti vedere Fabio Surname quasi 20 secondi da Flaminio, con una gomma anche un po' più usurata rispetto al pilota Ferrari, e continuare ad avere un passo martellante è veramente incredibile. Qua il due alpini, diciamo, è rimasto incollato per tanti giri, prima dei gruppetti di testa, poi si è un po' scodato, si è un po' staccato, è rimasto qua a cercare di fare il passo gara oppure rimanere dietro per battagliarsi o tirarsi insieme. Però tutto sommato, diciamo che bisognerà vedere in tutti questi piloti, anche quelli che sono ritirati, dove si metteranno, e poi quando inizierà il campionato sicuramente con le gomme, con le strategie, con tutto, ce ne sarà veramente, ma veramente da divertirsi. E intanto mi ricordo che Flaminio era riuscito a portarsi a 18 secondi forti nel confronto di Fabio, poi Fabio è riuscito a riguadagnare con gli interessi questo gap. Probabilmente doveva aver commesso un errore in precedenza che ha permesso di riavvicinarsi in maniera molto marginale a Flaminio, ma che comunque aveva guadagnato una distanza che forse non ci aspettavamo. In questo momento è andato forse un po' di scintille qui tra i due piloti alpini, con un Cesco che pressa per poter passare, soprattutto perché sa che deve riuscire a guadagnare un quantitativo di tempo sufficiente per relegare G-Sport al di fuori dei 9 secondi. Quindi sta facendo capire a Giovi come sia necessario andare ad alzare un po' il ritmo, soprattutto considerando che queste come soft sono ancora in grado di offrire una grande prestazione nonostante abbiano circa 6 giri, solamente 6 giri a proprietà. Quindi con un vantaggio sia su Fabio Surname sia su Flaminio, sono gli ultimi piloti ad averle cambiate, l'eccezione di Best qua che è stato l'ultimo pilota ad aver effettuato un giro, e solamente fuori dalla top 10 troviamo Lewis che ha effettuato invece il cambio gomme giusto il giro precedente, infatti sono delle gomme soft nuove e nell'outlap in questa fase, quindi può veramente spremere fino all'ultimo centimetro di gomma presente su sottomarcia. Intanto dalla chat ringraziamo Full Lion per il follow, grazie Fulli, che lo conosco, lo conosce anche il buon Giovi, e salutiamo anche dalla chat il buon Shumi Legend, il campione della sport di questa dell'anno scorso, che lo vedremo sicuramente a correre per la prossima settimana, dato che ovviamente lui si è iscritto per fare il 100, quindi questa settimana non potrà correre. E il buon Marco Luconi ovviamente riscatta un bevete in chat, perfetto, oggi abbiamo tanta sete. Parecchio, diciamo che non ci hanno concesso molto riposo in pista. Salutiamo anche tutti questi due. Esatto, salutiamo anche Ezio dalla chat, salve a tutti ragazzi, buonasera, e vediamo anche di rivedere anche il buon Ezio in pista per quanto riguarda la 50, molto probabilmente, non mi ricordo se Ezio ha corso ieri oppure correrà domani. Ce lo farà ricordare lui in chat sempre se ci sta ascoltando in questo momento. Intanto sono riusciti nel loro intento, 9 secondi 1, 9 secondi 2 adesso il distacco di G-Sport rispetto ad Unlucky Cesco, quindi dovrebbe essere al sicuro il pilota alpine al momento, se non dovesse accumulare altri 3 secondi, quindi è stata raggiunta quella che era la permanenza all'interno della quarta casella una volta che verrà esposta la vendita scatto. Mentre vediamo un confronto tra Patrick Speer e Kaiser, ma era molto vicino il pilota Alfa Tauri che riesce a prendersi la posizione nei confronti della McLaren, sfruttando ovviamente il DRS con una manovra che abbiamo visto più volte questa sera, ovviamente sorpasso che viene proprio grazie alla velocità di punta maggiore offerta proprio dall'utilizzo della mobile. Adesso sarà difficile resistere a quello che sarà l'attacco portato da Kaiser, ma dovrebbe essere riuscire a rimanere all'interno del secondo di Speer, infatti entrambi sono su gomma soft, entrambi possono vantare un degrado simile di queste pneumatiche in quanto l'hanno cambiato all'interno dello stesso giro, quindi sarà un confronto praticamente ad armi pari fino alla bandiera scacchi, in cui vedremo quale dei due riuscirà a tagliare prima il traguardo sull'altro. Sembra anche che Cesco sia intenzionato a passare il giro, infatti molto
molto vicino in questo frangente, vedremo se romperà gli indugi, se si ristabilirà davanti ai compagni di squadra, considerando che comunque Cesco poi avrà questi 9 secondi di ritardo e che quindi anche se dovesse terminare poi comunque la gara davanti a Giovi sarebbe poi declassato e che quindi non andrebbe a pesare eventualmente. Intanto caro Matteo, dalla chat scrivono con Mache Riebi: grande Fabio Surname, auguri a Fabio che domani compie gli anni. Quindi auguri al buon Fabio Surname che domani compie gli anni. Abbiamo visto che ha fatto gli anni la settimana scorsa al buon Luca Flaminio, quindi facciamo anche gli auguri al buon Fabio anche per lui, quindi tanti auguri al buon Fabio. Auguri a Fabio Surname, che credo che si sia concesso anche un bel regalo. Sì. Diciamo che questa vittoria ha un certo spessore, ha un certo peso, anche sebbene si tratta solamente della pre-season, molti piloti, tra cui G-Sport, la usano molto come metro di misura per andare poi a calibrare quelle che saranno le decisioni, quelle che sono forse un po' il classico del gioco, che comunque è un forte segnale agli altri piloti coinvolti con cui si dovrà confrontare, diciamo che mancano ancora un bel po' di nomi pesanti comunque che abbiamo visto figurare l'anno scorso in Master League, che sicuramente potranno fare anche del filo da torcere a Fabio Surname, però questo ovviamente sarà una dinamica che verrà ritardata fino all'inizio di ottobre, in cui verrà poi iniziato il vero e proprio campionato per andare a percorrere la stagione effettiva del Formula Italian Team su questa nuova edizione del gioco ormai pubblicato come di consueto da Codemasters. Vediamo come Cesco non abbia ancora effettuato il sorpasso nei confronti di Giovi, forse come dicevi si stanno parlando, stanno un po' decidendo di rifarsi per evitare di ostacolarsi. Qualora Cesco dovesse accumulare anche un altro avvertimento e quindi dovessero salire a 12 complessivamente secondi a suo carico, sarebbe sicuro nei confronti di G-Sport, anche perché adesso è salito proprio in questi ultimi secondi a 12 secondi il distacco tra quarta e quinta posizione, quindi direi che è una situazione rosea per Cesco, che è riuscito a ribadire e a rimandare soprattutto quello che erano questi 9 secondi che sembravano veramente tantissimi da andare a guadagnare, ci sono riusciti in grande stile. Cesco tra l'altro è andato a rischio di perdere il DRS con Giovi perché era un secondo, poi fortunatamente ha beccato un Alfa un Alfa Romeo che gli ha permesso di utilizzare il DRS e ritornare un po' sotto, però sostanzialmente sta un po' rischiando perché Giovi in questo momento sta un po' spingendo e Cesco prende 12 secondi adesso in uscita, quindi parli adesso delle penalità apposta, però comunque sostanzialmente è tranquillo perché ha praticamente 12 e mezzo di vantaggio nei confronti di G-Sport, che ha questa gomma, diciamo questa gomma media da 25 giri e che sicuramente arriverà tranquillamente a traguardo visto che mancano 3 giri al termine, e quindi si può fare un'unica sosta, solo che però il problema è che devi soffrire talmente tanto per riuscire ad arrivare davanti, arrivare al traguardo. Tanto Giovi è andato via, messo un secondo e due da Cesco. Questa bandiera bianca ha guadagnato il tempo necessario su G-Sport, sta tempo a perdere questi 7 decimi, ma dubito che andrà ad accusare una perdita di passo nei confronti di G-Sport, anche perché entrambi stanno gradualmente perdendo prestazioni. Credo che G-Sport abbia accumulato anche un'usura forse leggermente maggiore sui pneumatici rispetto a quella di Cesco. Ricordiamo che Jay tra l'altro non ha nulla da temere alle sue spalle in quanto ha 14 secondi di vantaggio, quasi 15 nei confronti di Indica, mai quindi può effettuare una completa gestione di gara secondo quelli che sono i suoi ritmi in questa fase. Dire il vero, Cesco comunque deve stare un po' attento perché il distacco comunque rimane costante nei confronti di G-Sport, quindi non si può permettere errori o sbavature, altrimenti rischierebbe di perdere il cuscinetto guadagnato nei confronti del pilota Mercedes. Questo significherebbe concludere il Gran Premio in quinta posizione. Praticamente tutti poi i piloti hanno deciso di terminare la gara su gomma rossa, sicuramente gli esport, come dicevamo, Fedecarte e Ricciuzzo hanno effettuato una scelta differente, quindi poi fossero anche i piloti che avessero iniziato con la gara con delle gomme differente, a parte Ricciuzzo, mi ricordo che esport, Fedecarte e un altro pilota che credo fosse uno tra i vari best Carlos, qualcun altro aveva iniziato a viaggiare esport. Anzi, Kyle Marco si è iniziato con Gomasco. Avanti per secondi per G-Sport, che quindi a questo punto viene condannato con relativa certezza alla quinta posizione, infatti ha già 6 secondi complessivamente di sanzione, quindi Cesco può stare tranquillo, ha un gap necessario, può addirittura permettersi di prendere ulteriormente un'altra penalità, credo forse anche altre due penalità, e che dovrebbe rimanere davanti. Giovi sta dando tutto quello che ha per riuscire a guantare Flaminio, ma 2 e mezzo
che hanno praticamente tre gomme di differenza, tre giri di gomme di differenza, Giove 13, Flaminio 16, quindi è un po' al pelo Flaminio con questa gomma, mentre Giove ha ancora qualcosina da tirar fuori, però sarà veramente difficile raggiungerla, deve raggiungerla adesso in quest'ultima tornata, cioè al prossimo, perché poi dopo, se all'ultimo giro non raggiunge il pilota Ferrari, non potrà utilizzare il DRS, non potrà utilizzare, non potrà superarlo e guadagnare la seconda posizione, mentre là davanti Fabio ormai ha ormai salutato tutti e ha ringraziato anche gli altri per gli auguri di compleanno che gli hanno fatto, quindi sostanzialmente Fabio Sorremi potrebbe arrivare tranquillamente al traguardo con un vantaggio veramente abissale nei confronti di Flaminio. Beh, se consideriamo che comunque il giro veloce di questa gara è nelle mani di Fabio Sorremi, è stato di 1:17:01, sì, praticamente era con un terzo di pista a Flaminio, Fabio Sorremi, credo che in questo momento non stia andando a spingere eccessivamente, non stia andando alla ricerca di una protezione estrema per aumentare il suo distacco, quindi di sicuro una prova di forza, come abbiamo già detto, piuttosto evidente. I piloti che ovviamente avranno visto questa gara la serata di oggi avranno qualcosa da temere per l'inizio della stagione regolare, perché Fabio Sorremi si produce essere un osso veramente durissimo, anche il campione della Master League Jay Sport sicuramente ha potuto osservare in pista e magari anche provare sulla sua pelle quello che è stato una prova incredibile da parte di Fabio Sorremi, e dovrà anche lui iniziare a considerare che sarà una stagione probabilmente molto molto dura. Credo di aver visto tra i nomi dei papabili e comunque dei piloti iscritti anche di Legge, correggimi se sbaglio, sì, Simone, ma sì, credo, sì, di aver visto il nome di Legge, anche di Ametrano, se non erro, quindi sì, 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 non mi rispetto, che potrebbe fare un ruolo determinante nella stagione regolare. Guarda, io ti dico, tutti quelli che hanno corso la Master l'anno scorso, a parte probabilmente a Antonio 872 che ha iniziato l'anno scorso, la Poelix e Dedde, e adesso non si sa ancora le risalva perché doveva correre la settimana scorsa ma non si è presentato, sono tutti tutti quelli che hanno corso la Master l'anno scorso e anche Talzo che non potrà esserci, sono tutti presenti, quindi sarà veramente una Master interessante non soltanto per quello che vedremo nei nomi come il salto di qualità di Shumi Legend e di Luca Bigno che probabilmente passeranno in categoria regina, anche quello di Cartista, anche dei nomi nuovi come Cesco che ha fatto soltanto una gara, mi ricordo, a Singapore, ma non è riuscito a sfruttare tutto questo potenziale che lo sta sfruttando adesso, ci sono tantissime novità che in questa pre-season servirà proprio apposta per vedere e giudicare i piloti in quale categoria saranno messi. Però se io mi sono fatto anche una lista mia personale, se i nomi sono quelli sarà veramente una Master League veramente divertente rispetto all'anno scorso e molto più competitiva rispetto all'anno precedente. Occhio perché Fabio Sorremi sta per arrivare forse sul traguardo, si trova all'interno dell'ultimo settore, il leader della gara incontrastato, arriva proprio in questo tanto sul traguardo per vincere la seconda gara settimanale al 100% sul circuito del Messico, arriverà poi con 7 secondi di ritardo Flaminio che è entrato anche lui di diritto adesso nella zona dello stadio, mentre sarebbe seguito anche il duello tra Fabio Spiro e Kaisermatt, alla fine Spiro è riuscito credo a sorpassare il pilota McLaren che lo aveva messo alle strette, arrivano davanti a Flaminio due doppiati che vanno a concludere la gara, arriva adesso anche il pilota Ferrari che quindi mette la parola fine su questa seconda gara della pre-season, seguono poi Giovi e Cesco ovviamente che conclude alle spalle del compagno di squadra per via della penalità con un distacco complessivo di 13 secondi e 7, attendiamo poi il transito da parte di Jay Sport con la sua Mercedes, conclude in quinta posizione, seguono poi Mike Mai e Ilkay Prince, ultimi piloti oltre a Lopez, Chirichibiz e Los Angeles a dover ancora concludere il Gran Premio, dunque si godono ancora questi ultimi istanti mentre già nella zona dello stadio vengono sparati i primi coriandoli, vengono già iniziati i festeggiamenti per celebrare quella che è stata una vittoria clamorosa da parte di Fabio Sorremi, rimasto incontrastato e che ha mandato un segnale fortissimo, ha finito la benzina al traguardo, dovrebbe essere arrivato settimo senza problemi, però è arrivato praticamente a 0.07 di carburante, dall'onboard si vede chiaro e tondo che non ha praticamente più carburante.
Dunque, viene a concludersi quello che è la seconda gara della pre-season per quanto riguarda la gara la modalità al 100%. Adesso ci saranno le consuete interviste da effettuare per i primi tre classificati, ovviamente Pit Flaminio, Giovi e ovviamente il vincitore Fabio Insormeno, mentre noi ci gustiamo questo podio che deve trattare davanti a tutti. Forse nella realtà si vedrà raramente o non si vedrà mai una situazione del genere in cui l'As trionfa davanti a tutte le altre vetture, si vista la proposition di Kevin Magnussen l'anno scorso in Brasile. Comunque ecco che iniziano i procedimenti con lo champagne. Noi ci vediamo tra qualche istante nel post gara per andare a raccogliere le dichiarazioni. Guarda, aspetta, ti fermo un attimo, le interviste non ci sono, quindi okay. Siamo direttamente ai saluti. Quindi... Perfetto, ero rimasto sincronizzato con la vecchia modalità campionato. Allora, dopo aver gustato questa gara, lunga gara, ricca ovviamente di sorprese e di colpi di scena, noi destiniamo un appuntamento nel corso della settimana, ricordami forse con più precisione quelli che sono i giorni prestabiliti per le altre gare in cui potremo assistere al confronto degli altri piloti. Per me è tutto, adesso vi lascio a Simone che vi dà ovviamente le informazioni necessarie per gli appuntamenti futuri e vi augurerà poi anche lui il buon proseguimento di sera. Allora, ci vediamo praticamente domani sera per l'ultimo round, per la 50% del gruppo D, se non erro buon Marco Lucconi potrà aiutare, ma penso proprio di sì, anzi non mi sembra gruppo C, comunque domani ci sarà la gara della 50% e per quanto riguarda la 100% la rivedremo ovviamente settimana prossima su un nuovo tracciato che uscirà ovviamente nei nostri forum giovedì. Quindi noi vi salutiamo, ringrazio Matteo Congio che è rimasto qua con me a commentare, grazie Matte. A voi, grazie a voi. E ringrazio anche il buon Marco Lucconi che se ci sente eccolo qui, grazie sì, Marco. Sì, grazie a voi, buonanotte. E noi ci vediamo allora domani sera per il Gran Premio del Messico qui con la 50%. Buonanotte a tutti, ciao.